Metti mi piace e iscriviti per altri fantastici video. Beh, che schifo! Lo dicevo che era una pessima idea! Aspetta, è il water! Guarda qui! Vieni con noi, Paperella! Siamo pronte, credo! Guarda l'acqua le esce dalla bocca e io ho le mani belle pulite! Che fai? Stavo per lavarmi le mani nel water, ma dai, sono diventata ricca! Oh, non temere, chiamerò aiuto! Oh, ma che succede? Aiuto! Ti ho preso! Wow, guarda quanti soldi! Non ci credo! È il giorno più bello! Ispezioniamo il water! Oh, che puzza! Oh, che cosa hai mangiato? Oh, che stanchezza! Mi riposerò gli occhi. Ora del restyling! Mamma sarà molto sorpresa! Devo essermi addormentata. Ecco il tuo nuovo look! Ah? Ah! Ah! Dammeli! No, ora sono miei! Questi ti faranno cambiare idea. Non cederò! E se ti do la macchina? Ma no, sono piccola! Ok, ci sono! Wow, è splendido, dammelo! Ah, che fa? Ti servono queste! Huh? Ora si può ragionare! Lascia che ti aiuti! Wow, è davvero forte! Aspetta, va nel giocattolo! Ok, posso farcela! Ora tiro la leva verso il basso! Mamma, gli crescono i capelli! Lo vedi anche tu, potrei farlo tutto il giorno! Credo che gli serva un taglio, è la mia grande occasione! Vieni qui, ti darò un nuovo look! Snip snip, è così divertente! I miei capelli sono salvi! Wow, mi è piaciuto! Ho trovato una nuova passione! Non pensarci nemmeno! I miei capelli! Secondo me stai bene, sei nei guai fino al collo! Grande il mio maglione sfilacciato! Può esserci un giorno peggiore? Amavo questo maglione! Mamma? Oh, aspetta, dov'è finito? Oh, sembra divertente! Woo! Che faccio adesso? Un attimo solo! Credo di avere un'idea! Traccio la sagoma di un corpo nel cartone. Ora devo decorarla. Userò la pittura, questo rosa è perfetto. È ora di liberare l'artista che è in me. Mi sta piacendo, è rilassante. Voglio fare un vestito carino. Ma manca qualcosa, le servono i capelli. Posso usare la lana del maglione, la leggo alla testa e... Ta-da! Guarda quanti capelli! Sono lunghi e belli! Devo tagliarli! Funziona! Sì! Mi sento bene! Sta ferma, mamma! Achiu! Stai facendo un bel lavoro! Dovrebbe bastare! Wow, davvero belli! Lo sapevo, ti piacciono! Come sto? Ho ancora i capelli! Metti mi piace e iscriviti per altri fantastici video! Wow, questo libro è appassionante! Ciao papà, ti ho portato del succo di frutta! Oh, grazie tesoro, quel che ci voleva! Sei la migliore! Che bella giornata, meglio di così non può andare! Papà, questo è per te! Ok! Spero ti piaccia! Certo, leggere fa venire sete! Perfetto! Ora vado! Basta il pensiero! Dov'ero rimasto? Perché ho i piedi bagnati? Me la sono fatta addosso di nuovo! Un momento, è Gina! Che stai facendo? Devo acchiappare ogni singola goccia! Ti prego, fermati! Tranquillo, papà, tutto sotto controllo! Così va meglio! Non vogliamo sprecarlo! Che schifo! Ma ho bevuto quella roba! Ecco a te! Ah no, grazie! Dammi quello straccio, guarda qua! Odio fare le pulizie! Ma bisogna pur farlo! È un duro lavoro! Oh, un messaggio! Che cos'è? Salve, gente fortunata! Grazie per aver premuto quel tasto! Ti è mai capitato qualcosa del genere? Oh, la mia bibita preferita! No, è un'alluvione! Oh, torna qui sopra! Mi sa che ne ho versata troppa!
Ma non deve per forza andare così. Se succede, ecco la soluzione. Riproviamoci adesso. Dai, una bella premuta. Posso farcela. Wow, la bibita esce dal paperotto e non c'è rischio di sporcare. Che delizia per le papille gustative, mi piace. Facilissimo. Facile davvero. Proprio quel che mi serve. Un attimo. Quanto costa? Un sacco di soldi. Non credo di potermelo permettere. No, beh, che ci posso fare? Alcune cose non sono alla mia portata. No! Fermati, Gina, da qua. Che ho fatto? Forse mi è venuta un'idea. Comincio mettendo un elefante di cartone sul bicchiere. Poi metto una bottiglia vuota all'interno e faccio un buco al centro dell'elefante della bottiglia mettendo una cannuccia nel buco. Proviamoci! Com'è eccitante! Devo allentare il tappo ed ecco che la bibita esce dalla proboscide. Guarda, papà, è per te! Tieni! No, grazie, sono a posto così. Allora ce ne sarà più per me. Salute! Che schifo è il succo che hai raccolto con lo straccio! Non ho più sete, ma grazie lo stesso. Metti mi piace e iscriviti per altri fantastici video. Tutto bene, piccola? Sto pettinando i capelli della mia bambola, ma li ha tutti in disordine. Quello sì che è un problema, eh? Forse ho un'idea. Papà ha dei bellissimi capelli, ma io li renderò ancora più belli. Ehi, non toccare la mia chioma! Scusa, volevo rendermi utile. Ci vuole un sacco di lavoro per avere capelli così. Posso mettergli una molletta, magari? Che succede lì, Gina? Smettila! Papà, non è divertente. Vorrà dire che ci riproverò con te, bambola. Papà fa il brontolone. Tutta questa lettura mi ha stancato. Forse dovrei aspettare ancora un po'. Riposo gli occhi qualche minuto. Sognerò qualche lussuoso balsamo per capelli. Ecco la mia chance. Devo fare piano. Ti prego, non svegliarti. C'è mancato poco. Oh, e dai! Certo che è il sonno pesante. Farò con calma. Ehi, che melodia orecchiabile. Oh, da qua quella lacca. Che strani sogni fa papà. Ok, facciamolo. Sarà bellissimo quando avrò finito. Cosa? Cos'è successo? Ho avuto un incubo, qualcuno giocava coi miei capelli. Oh? Non ricordo di aver mai portato questo fiocco, ma che cosa è successo? Oh no, i miei capelli, sei stata tu! No, lei è il ritratto dell'innocenza. Un attimo, ma su che cosa sono seduto? Lana? Au, ci sono anche gli aghi. Mi verrà un livido adesso. Ups! Ehi, ho avuto un'idea, proprio quel che mi serve. Così Gina avrà un bel po' da fare. Metto un disegno su una superficie piana così e poi lo copro con del nastro così. Adesso devo ritagliare. Ho praticato dei fori sui capelli. Userò un ago per spingere il filo attraverso il foro e continuo così finché i capelli saranno belli folti. Wow, fantastico! Gina, guarda che cosa ho qui. Ecco con che cosa puoi giocare. Addio, bambola! Che bello questo! Guarda, la sto pettinando! Davvero adorabile! Ora mettiamole qualche molletta, completerà il suo look! Quanto è carina! Bella quasi quanto i miei capelli! Devo ancora farti un makeover! No, penso che lascerò tutto così com'è! Ora posso farmi una bella dormita! Vuoi trasformare un rotolo di carta igienica in qualcosa di speciale? Riempi una ciotola di colla. Riempi un'altra ciotola con dei pompon colorati e ora arriva il divertimento. Premi le palline sul rotolo e con i pompon è fatta. Bello, vero? È diventato un ottimo portapenne. Pronta per la scuola, tesoro? Devo preparare lo zaino. Mi servirà questo. Ottima scelta. E anche questo. Ok. Oh, non farmi male. Ava, che combini? Mi sto solo divertendo un po', papà. Sorridi. Ok, credo che ci sia tutto. Andiamo. Oh? Oh no, guarda qui. Papà, che si fa adesso? Questo è un bel problema. Ma credo di sapere che cosa fare. Ora di andare in classe. Sai sopportare le mie cose da sola, papà? Aspettami. È così umiliante. Fai finta che non ci conosciamo, ecco.
Ma dove sono gli studenti popolari? Potrei fare comunella con loro! Alta, accesso vietato, bagno delle ragazze! Ops, in effetti sarebbe imbarazzante. Aspetto qui fuori. Se n'è andato? Sapevo che avrebbe funzionato. Era ora, mi sono liberata di papà, ma dovrò fare attenzione. Penso vada bene. Oh! Pronta per la lezione? Adoro scienze! Ti prego, non farlo! È fantastico, mi sembra di riacquistare la mia gioventù. Allora, come va? Bene, grazie. Risposta sbagliata! Ho capito, papà! È così che si fa! No, smettila! Che giornata! Non posso credere che mi stia facendo questo! Sono così stressata! Almeno ho questo pop-it! Un attimo! So cosa farci! Applicherò la colla intorno al bordo del pop-it. In questo modo mi prendo il tempo necessario. Ora prendo una cerniera, la premo bene sulla colla. Ora mi serve un secondo pop-it. Applico la colla proprio al centro. E adesso ci attacco una bella farfalla. Papà, vuoi vedere il mio nuovo zaino? Wow, è meraviglioso! È coloratissimo! Mettiamoci i tuoi libri scolastici. È molto più bello di quello vecchio. Buona giornata, tesoro. Grazie, papà, ciao! Ragazzi, guardate un po'. Carino lo zaino, Ava! Sì, è proprio bello, lo zaino migliore che ci sia! Lo so! Vediamo quale posso scegliere. Questo qui. Bene, aspetta, prendo qualcosa dall'altra stanza. Ah! Cosa che c'è? Perché stai urlando? Ho pestato il mattoncino, fa tanto male! Oh, tesoro, calpestare un mattoncino può essere dolorosissimo. Hanno tanti angoli e spigoli appuntiti. Però mi è venuta un'idea. Mi serve una sneaker e una pistola per colla. Dovrebbe andare. Incollo il mattoncino e posiziono tanti altri mattoncini intorno. Ecco qui. E il lavoro è completo. Questo mattoncino rosa è proprio l'ultimo. Ecco a te, tesoro. Ti ho fatto un paio di scarpe speciali. Scarpe di mattoncini, le migliori! Grazie, papà, le adoro! Non c'è di che, tesoro, i tuoi piedi sono protetti. Fa davvero male! Papà, stai bene? Sì, sto bene, tesoro. Ok, vado in cucina a vedere se ci sono degli snack. Oh, ci sono degli snack! Ci sono caramelle e popcorn, mi piacciono entrambi. Comincerò con qualche caramella perché sono dolci. Sì, caramelle, le sistemerò per bene. Posso fare un arcobaleno di caramelle, belle le caramelle. E belli gli arcobaleni. Tesoro, che ci fai qui? Vedo che giochi con le caramelle, sei bravissima. Ho fatto un arcobaleno, non è bello? Sì, molto bello. Oh, popcorn, ti dispiace se li prendo? Oh, upsì! Papà, hai rovinato l'arcobaleno! Adesso sono sparsi ovunque! Oh, scusa, tesoro, è stato un incidente, non volevo! L'arcobaleno più bello che avessi fatto! Ascolta, posso risolvere il problema, mangerò i popcorn! Buoni questi popcorn! Oh, dai, ti prego, basta piangere! Devo fare qualcosa! Oh, ecco! Popcorn al microonde! Ma certo, è un'ottima idea! E altre caramelle. Vediamo, apro la busta, verso all'interno alcune caramelle, metto il sacchetto nel microonde e aspetto lo scoppio. Tesoro, non arrabbiarti, papà sta cercando una soluzione. Ed ecco il suono, il popcorn al microonde è pronto! Lo verso nella ciotola, eccellente, si è rivelato proprio come speravo. Wow, il popcorn ha tanti colori! Che cosa ne pensi? Prendi la ciotola così guardiamo un film? Sì, un film con i popcorn, è divertente! Sì, dovrebbe essere divertente, mangiali pure! Buoni, vero? Sono venuti proprio bene! Sì, gustosi! Anche il film è carino, vero? Belli gli effetti speciali! È divertente passare la serata così, eh? Oh, sembra che qualcuno sia un po' stanco. La coprirò con questa coperta. Dormi bene, tesoro, che tenera.
Anch'io sarei piuttosto stanco. Spengo il programma e filo dritto a letto. Che è successo? Dove sono? Buon compleanno! Cappello di compleanno per te! Sì, grazie, adoro il cappello! Per ora tu rimani qui, ok? Torno subito. Dove ho messo la torta di compleanno? Accidenti! Oh, deve essere qui da qualche parte. Destra, frigorifero. L'ho messa lì dentro per nasconderla. La tiro fuori così si riscalda. Ecco qui, una torta di compleanno per una bambina. Questa torta è carinissima, se posso dire la mia. Oh, giusto, devo invitare qualche amico. Ehi, verresti da noi per la festa di compleanno di mia figlia? E c'è la torta e ci si diverte. Io ci sarò. Io sono felice che mi hai invitata. Oh, questo si occupa di tutti gli inviti. Oh no, che cosa ho fatto? La torta di compleanno! No, no, no! Ho totalmente distrutto la porzione, adesso che faccio? Ci deve essere un modo per rimediare. Come posso aggiustarla? Non sono un pasticcere. Un attimo, ci sono caramelle nella ciotola? Forse posso sistemare se sto attento. Inizio tagliando con un coltello questa parte distrutta ed ecco qui, metto la fetta su questo piatto. È il momento delle caramelle, speriamo che funzioni. Le spingo in questa porzione di torta tagliata. Sì, sembra che funzioni. Continuo, deve avere un aspetto gradevole. In effetti è venuto proprio bene. Le caramelle risolvono tanti problemi ed ecco la candelina. Tesoro! Sì, papà? Oddio, è la mia torta! Wow, ci sono delle caramelle ed è rosa! Wow, ci sono anche i miei amici! Festeggiano il mio compleanno con me! Adesso esprimerò un desiderio e spegnerò la candelina! È il compleanno più bello! Brum, brum, questa barca vola nell'aria! Oh, quanto è pesante la spesa! Devo poggiare tutto qui sul bancone! Oh, bella questa torta! Adoro le torte! La mangerò tutta ad un fiato! Aspetta, meglio tagliare solo una fetta! Questi pomodori sono freschi, tesoro, vuoi... Coltello? Che stai facendo con quel coltello? No, mettilo giù, ti taglierai! Fermati! Ti salverò! Eh? Cos'era quel rumore e quel tremolio? Dammelo! Conosci le regole sull'uso dei coltelli! Voglio un po' di torta e mi serve il coltello! I coltelli sono troppo pericolosi! Invece ti faccio un coltello di carta! Aggiungo un'impugnatura sulla lama di carta e... Ecco qui, tesoro, è un coltello che puoi usare pure tu! Sì, un coltello solo per me! Adesso voglio un po' di torta! Mi taglio la fetta più grande che c'è! Adoro le torte! Lo so, e adesso torno al mio lavoro! Allora, dove ho messo quei pomodori? La torta migliore in assoluto, che buona! Ne voglio ancora! Altre due fette! Buonissima! Oh, mamma ha comprato i dolci! Amo le caramelle e il cioccolato! Finalmente ho svuotato la busta della spesa, un attimo! Stai ancora mangiando quella torta? Hai mangiato tutta la torta e il cioccolato! Dove hai preso le caramelle? Devo essermi immaginata tutto! La mamma è strana. Non ci credo che l'abbia mangiata tutta. Era una torta intera, no! Ma lo voglio! No, ne hai già preso troppo. Sei cattiva, la mamma più cattiva. Oh, devo anche ripulire questo pasticcio. Non posso credere che sia riuscito a nascondere quel cioccolato. In effetti mi è venuta un'idea. Metto un po' di cioccolato nella ciotola. Lo sciolgo nel microonde, non troppo a lungo però. Ecco qui, sembra che sia pronto, non voglio cuocerlo troppo. Perfetto, si è fuso. Adesso lo verso in questo stampo. Oh, bello, quel cioccolato fuso ha un profumo così buono. Ed ecco fatto, tutto il cioccolato è nello stampo. Ed è anche solido, non è più sciolto. Significa che posso togliere il cioccolato dallo stampo. Adesso devo soltanto finire di tagliare i broccoli. Qualche altro taglio e avrò finito. Mamma, che fai? Ho fame! Voglio uno snack. Oh, ecco qui. Puoi mangiarlo come spuntino. Ah, che cos'è broccoli? Che schifo, no? Non mi stupisce. Molti bambini odiano i broccoli, ma io ho questo nuovo tagliere.
perché avrei voglia di uno spuntino. Delizioso. Guarderò la TV, magari i miei video preferiti. Cos'è questo programma mai visto? Wow, tatuaggi. Belli tatuaggi. Oh, Spider-Man è il mio preferito, è il migliore. Vorrei essere Spider-Man, sarei il migliore in assoluto. Ehi, che cos'è? Oh, altri tatuaggi. Voglio un tatuaggio, sono fighi, voglio essere figo anche io. Fiu, ho sbrigato tutte le commissioni. Ehi, fermo lì, dove credi di andare? Voglio fare un tatuaggio. Aspetta, cosa? Te lo scordi? Bene. Che idea si è messo in testa il ragazzino birbante? Forse c'è un nuovo episodio della mia serie preferita. Ciao mamma. Ciao tesoro, che c'è? Oddio, che hai fatto? Ti sei disegnato tutte le braccia. Sono tatuaggi, non sono fighi. No, 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 dobbiamo ripulirli. Oh, il pennarello indelebile non si è asciugato, meno male. Mamma, ma erano i miei tatuaggi, li ho fatti io. I tatuaggi spariti, non è giusto. Mi spiace tesoro, sei troppo giovane per i tatuaggi, ma forse posso aiutarti. Uso la punta del tappo per segnare i cerchi. Adesso utilizzo questa penna per delinearli. Si laveranno via in seguito quando necessario. E ora passiamo alla penna rossa per dare un po' di colore. In effetti sta venendo fuori un bel lavoro. Contorno il disegno rosso con altro nero per farlo spiccare. E adesso replicherò questo disegno con un'altra linea nera. Ok, va bene. Sai una cosa? Potremmo usare un po' di blu. Creeremo un nuovo motivo su questi lati. Tuttavia mi assicuro che le linee blu siano identiche. Riempio ancora un po' queste linee e magari ne aggiungo altre. Finito, che ne pensi? Wow, è un vero tatuaggio, che figo! Sì, sono il più figo, grazie mamma. Ah, non c'è di che, tesoro. Andiamo, Jared, fa vedere al fotografo il tuo bel faccino. Mamma, di sicuro ci sono un sacco di luci. Che cos'era quello? Mamma, non voglio farlo! Va tutto bene, tesoro, non c'è niente da temere. Torno tra poco. Oh, ok. Ma che... Mamma! Va tutto bene, Jared. Sai che ti dico, resto vicino a te. Allora, mi metto dietro il lenzuolo. Non ci capisco niente. Mamma! Sono sempre qui. Ok. Diamoci una mossa con queste foto. Come le sembra? Prende il mio profilo migliore. Proviamo qualche scatto divertente. Ah, sì, mi metto in mostra. Ah, posso avere una copia? Ah, un attimo! Facciamo una foto padre e figlia! Coraggio, tesoro! Dobbiamo per forza fare questo! Fai un bel sorriso! Sta venendo proprio bene, una delle mie opere migliori! Sembra così vivo! Mamma, guarda questo! Diventerò uno skateboarder! Grande, eh? Mi sembra meraviglioso, caro! Ma prima che tu vada ti darò un paio di cose! Ah, di che cosa stai parlando? Ehi, mi piace quel casco! Non perderlo, mi raccomando. Proteggerà la tua testa. Ok, ciao mamma! Non così veloce, stai dimenticando qualcosa. Mamma, rovinerai la mia reputazione! Non discutere, Jared, ora sta fermo. Ma è proprio necessario. La prudenza non è mai troppa. Assomiglio a un marshmallow, mamma! Sono ridicolo! So quello che faccio, posso andare ora, per favore? Va bene, puoi andare. Wow, come corre! Vado a tutta birra! Non troppo veloce, ricorda. Sento il vento tra i capelli. Stai andando forte. Ah, un altro giorno senza far niente. Un classico. Ciao papà! Guarda, sono attrezzata per lo skateboard, ho tutto ciò che mi serve. Sì, fa come ti pare. Anche se quella tavola è adorabile, fa un po' vedere. Ai miei tempi ero un asso dello skateboard. Già, guarda quelle cose che girano. Le ruote, certo. Papà, quello è il mio skateboard. Te lo ridò tra poco, tesoro. Mi prendi in giro? Ormai sono ore che non scendi da lì. Delizioso. È una delizia per le papille. Papà, papà, questa è un'emergenza. Mi è spuntato un brufolo. Che cosa devo fare? Stasera ho un appuntamento con Kevin. Sì, Kevin è proprio un bel fusto. Lo risolvo io il problema. Questo metodo ha sempre funzionato. Che stai facendo? Tieni quel pollice lontano da me. Lo vuoi il mio aiuto o no? Non ti muovere. Sei sicuro che funzionerà?
È un brufolo ostinato, fammi pensare. Bisogna spremerlo, preparati! Allora, la buona notizia è che non hai un brufolo, la cattiva notizia è che sono tre. Mi prendi in giro? È tutta colpa tua! Non te la prendere, è semplicissimo, certo, il rimedio che ci vuole. Questo risolverà tutti i tuoi problemi con i brufoli. Basta infilarci la testa, vedi? E i brufoli spariscono! Non posso mica uscire così, papà! Perché? Cosa c'è che non va? Divertiti, tesoro! Chiedi a Kevin se vuole uscire qualche volta. Vai, altrimenti farai tardi. La mia bambina diventa grande. Dove ero rimasto? Oh, wow, che articolo commovente! Piu, piu, questo gioco è il top! Ma quello è... un brufolo? Oh, sì, certo che lo è. Perché non ci fai neanche caso? Dobbiamo sbarazzarcene. Va bene, tesoro, mamma è qui. Sono preparata per questo momento. Deve esserci qualcosa da usare per sbarazzarcene. Forse questa siringa? Ma no, ma che dico? Sono nel panico, devo darmi una calmata. Non è niente di che, mamma. Che cosa faccio adesso? Non c'è nient'altro, ti ho deluso, Jared. Ho detto che non fa niente, mamma. Aspetta, posso chiamare un amico? Ti prego, rispondi. Mi chiamano. Pronto? Oh, un brufolo! Oh no, ci penso io. Conosco un rimedio. Il dentifricio. È tutto sotto controllo, Jared. Torno subito. Devo agire in fretta. Ah, è quello che cercavo. Con questo il brufolo sparirà. Sul serio, mamma? Dobbiamo fare in fretta. Metto il dentifricio sul brufolo e lo faccio agire. Poi possiamo rimuoverlo. E il brufolo è sparito. Che sollievo! Mamma, tu hai un problema. Mi serve una pausa. Non c'è niente come un bel pasto nutriente. Mamma, posso avere un dolcetto? Per favore, dai, ti prego. Va bene, ma solo uno, altrimenti poi a cena non mangi niente. Ecco qui. A me, a me, a me! Quale vuoi? Questo qui sarà buonissimo. Ho un debole per il cioccolato. È buonissimo. Ricorda, solo uno. Dai, nessuno ne prende solo uno. Sei proprio ingiusta. Va bene, puoi prendere un po' di frutta. Che ne dici di una mela? Io voglio i dolci. No, niente più dolci. Oh, niente dolci, allora niente Jared. Che scena melodrammatica. Devo nascondere meglio i dolci. Non si arrenderà. La maionese mi fa venire un'idea. Sì. Per prima cosa svuoto il barattolo, metto i dolci da parte per il tempo necessario e adesso mi sbizzarrisco. Prendo una spugna e della vernice bianca, tampono la vernice all'interno del barattolo, voglio che risulti ben stesa e uniforme. Ho sempre voluto dipingere e voglio dipingere tutto il barattolo, così va bene. Aspetto che si asciughi e ci rimetto i dolcetti. Jared non riuscirà mai a trovarli. Rimetto il coperchio e voilà, attacco l'etichetta della maionese. Perfetto, adesso lo metto in frigo. È l'ultimo posto dove guarderebbe. Avrei dovuto pensarci prima, è una furbata. Ora posso anche rilassarmi. Il campo è sgombro! Sì! È andata via! Quei dolci saranno miei! Ma non devo abbassare la guardia. Ah, presi! Ma dove sono? Sono spariti! Allora è così, eh? Mamma crede di essere furba. Lo so che sono qui dentro. Un attimo, fammi vedere. È un grosso barattolo di maionese. Odio la maionese. Questo può tornare in frigo. Ma la mamma dove ha messo quei dolci? C'è solo una cosa da fare. Ok, mela, finiamola qui. Non posso credere di essermi ridotto così. Che bella dormita. Ma che... Madison, che stai facendo? Guarda che casino! Non posso credere che tu l'abbia fatto. Cioè, almeno lascia qualche dolcetto anche a me. È fantastico. Adesso devo pulire tutto. Io odio fare le pulizie. Oh, ma ho un piano. Questi vanno via. Niente più dolci. Beh, a meno che non li paghi. Voglio ancora cioccolata. Oh? Dov'è finita? Puoi mangiare questa frutta ed è gratis. Aspetta, ma che succede? Ehi, quello lo usavo io. Non più. Dici sul serio? Acqua! Non esiste! Papà, parliamone! Non potrei permettermi queste cose belle! Ah, certo che sì! Che ne dici?
La pulizia, ma che noia! Però i soldi mi piacciono. Ok, affare fatto. Ti servirà questa. E voglio che risplenda. In fondo fare il genitore non è difficile, dovrei scrivere un libro. È ora di divertirsi. A che gioco dovrei giocare? Questo sembra carino. Oh, guarda che bei personaggi! È fantastico! Che articolo interessante! Ehi, mamma! Ciao, tesoro! Come sta la mia piccola principessa? Cos'hai? Ho fatto un disegno, guarda! Oh, tesoro, è meraviglioso! È un capolavoro! Devo incorniciarlo. Dovrebbe essere in una galleria d'arte. La mia bambina è una vera artista. Talento puro. Sono così orgogliosa. Mamma, mamma. Oh, tesoro, è davvero bellissimo. La mamma lo appenderà al muro. È meraviglioso, un altro da aggiungere alla collezione. Non smettere di esprimere la tua creatività. Brava. Oh, sto per starnutire. No, niente. Odio essere malata. O compro un bidone della spazzatura, o qualcuno dovrà pulire questo casino. Ehi, mamma, ho disegnato un'immagine per te. Sto giocando a un videogioco. Mamma, mamma. Sul serio? Ok, del resto perché mai dovrei divertirmi? Guarda, ci sono alberi e uccelli. Dammelo! Ora va meglio. Non volevo, scusa. È tutto ok, lo ripulirò. Oh sì, so come fare. Posso usare questa gomma per appenderlo. Ma abbiamo lo scotch. Almeno lo sta appendendo al muro. Ta-da! Cosa? È tutto rovinato. Almeno ho provato, mi dispiace. Questo compito è così complicato. Ah, questo lo so. È stato difficile. Ehi, mamma! Scusa se ti disturbo, tesoro. Volevo solo portarti da bere. Stai lavorando così duramente. Ecco qui. Grazie, mamma. Ok, devo finire adesso. Mamma, c'è troppo rumore. Farò piano. Oh, zitto! Ho detto di stare zitto. Adesso va meglio. Oh no, la porta! E adesso ci penso io. No, non ci tofonerai! Shh, c'è un genio al lavoro! Oh, un pacco, grazie. Ok, non consegnerò più in questa casa. Va meglio. Oh, scusami, ti lascio lavorare. La mia mamma è così buona. Ci sono così tanti compiti. Adesso ho capito. Non è così difficile. Ciao, mamma. Oh, chi è stato? Ups, ho versato del caffè. Mi dispiace. Adesso devo ricominciare. Ti ho chiesto scusa. Fa piano, la mamma sta guardando un video. È così divertente. Questo canale è fantastico. Accidenti. Mamma, non riesco a concentrarmi. Certo che hai un caratterino. Ok, smetto di guardarlo. È così difficile studiare qui dentro. Ehi, guarda qui, scommetto che non sapevi che ero una rockettara. Ah, sì, rock! Mamma, ti prego! Come sei difficile, scusa. Letto caldo. Eccomi qui al calduccio. Notte, mamma. Prima di dormire ho pensato che potrei leggerti una storia. Sì, una con una principessa. C'era una volta un pagliaccio divertente. Perché ti sei fermata? Ciao, Betty, sono Coco il pagliaccio. Mi piace essere sciocchino. Sì, questa è la migliore storia di sempre. Un giorno incontrò una fata madrina magica. È così carina. Tanto sonno. Oh, ma com'è dolce la mia piccola bella addormentata. Sogni d'oro, tesoro mio.
Mamma? Mamma? Mamma, svegliati! Mamma, voglio la favola della buonanotte, mamma! Ah, dove sono? Pensavo potessi leggermi questo. Un libro? Che noia. Facciamo qualcosa di divertente. Leggiamo storie di fantasmi. Ma io ho paura. C'era una vecchia strega che amava mangiare i bambini. Un malvagio spaventapasseri viveva qui e di notte lo si sente ancora. Ho fame. Devo fare silenzio. Mamma non mi deve sentire. Voglio qualcosa di delizioso. Ma qui non c'è nulla. Dove sono le mie caramelle? Oh, lo so! Niente. Forse la mamma le ha spostate. Oh, eccole così tante! Che stai facendo qui, signorina? Metti giù quelle caramelle e dammele. Non dovresti sgattaiolare in giro. Se vuoi delle caramelle, devi solo chiedere. Ah, deliziose! Ops, mi stavo per dimenticare queste. Potevano essere mie. Bene, la mamma non c'è. Non posso lasciare niente in giro. Metterò l'ultimo qui dentro. Non posso credere di doverli nascondere. Penso proprio che dovrò nasconderli meglio. Ecco, qui dovrebbe andar bene. Non li troverà mai. È stato un ottimo spuntino. Mamma, che sta succedendo? Oh, ehi! Hai mangiato il mio cioccolato! Non sono stata io, non hai alcuna prova. Mamma, sono a casa! Oggi mi sono divertita a giocare. Oh, oh, mi sono tagliata! Au! Mamma, aiutami! Sei a casa? Sei ferita! Oh no! La mamma sta arrivando! Fa vedere alla tua mamma. È il peggior taglio che abbia mai visto. Fa malissimo! Fa qualcosa, mamma! C'è solo una cosa da fare. Ma giochiamo a travestirci! Questo è un lavoro per una mamma infermiera. Temo che non finirà bene. Qualche benda e penso che starai benissimo. Devi sdraiarti, credo che sei sotto shock. Mamma, aiuto! Sono caduta e mi fa male! Che ti è successo? Oh, bene, immagino che adesso vuoi che sistemi tutto io? Oh, quanto sangue! Tieni questo. Mi sento un po' stordita. È tutto ok, abbiamo la carta igienica. Ma mi serve un cerotto! Ma che dici? Questa va più che bene. Ecco, è tutto a posto. Ridammi le patatine. Sono troppo ridicola. Cosa c'è che non va, tesoro? Di tutto alla mamma. È questo gioco. Mettiamolo via, va tutto bene, la mamma è qui. È solo uno stupido gioco, sta tranquilla. Oh, cosa abbiamo qui? Forse sono portali per una terra fantastica, c'è solo un modo per scoprirlo. Ho ordinato il topping rosa chiaro, non pastello. Ci siamo, solo un po' ancora. Mi raccomando, Jared! Che stai facendo? Fermati! Ora ci divertiamo! Che ti è saltato in mente? Ti ho detto di non farlo! Non è giusto, c'è un mondo pieno di avventure lì dietro! No, non piangere, guarda che cosa ho per te, ti piacerà! Vediamo! Oh, c'è mancato poco! Questo cappuccio fa il caso mio! Sì, proprio la misura giusta, vale la pena tentare! Avrò bisogno di qualche altro flaconcino di yogurt. Li metto nella presa e piego il cappuccio. Questo terrà al sicuro le sue dita curiose. E forse finalmente posso rilassarmi. Sì, vorrei un top azzurro, non celeste. Posso esplorare il portale? Oh? Ma che succede? Che noia! Sapevo che avrebbe funzionato. Ora devo solo rendere il resto della casa a prova di Jared.
e vissero per sempre felici e contenti. Ora di dormire. Ma non ho sonno. Sogni d'oro, cara. Se n'è andato? Non ho mica sonno ancora. Voglio giocare ancora un po'. Adoro questo slime. Guarda come si allunga, tutto gommoso. Vuoi provarlo anche tu, bambolina? Tieni, mangialo tutto. Ok, lo assaggio anch'io. È già mattina. Oh no, che è successo? Guarda i tuoi capelli. Sono coperti di slime, tutti appiccicosi e gommosi. Perché? Doveva succedere? No! Madison, che cosa c'è? Guarda la mia bambola. Oh, che disastro, è tutto appiccicoso così. Vediamo, è slime quello? Sì, insomma può essere. Da qui. Sai che in questa casa non è ammesso? Vediamo che cosa si può fare per questi capelli. Non so se si possa fare qualcosa. Non si toglierà con l'acqua, ma ho un'idea. Diventerà calva. Metti giù il rasoio, papà, no! Vedrai, ci vorrà un attimo e secondo me le dona questo look. Sai, mi sto divertendo. Wow, la luce si riflette sulla sua testa. Ecco qui, ho finito. Visto che è bella? Di ciao alla tua nuova bambola. Sei pazzo! Ma l'hai guardata! Ho fatto del mio meglio. Non so cos'altro vuoi che faccia. Aspetta, forse ho un'idea. Posso usare questo. Ma mi serve anche un ago. Lo infilo nella bambola. Fino all'altra parte, così. Poi tolgo l'ago. Faccio la stessa cosa con il laccio giallo. Lo metto accanto al primo laccio rosa e continuo così. Finché la bambola ha una chioma tutta nuova. Niente male, eh? Sembra che abbia i capelli color arcobaleno. Che ne pensi, Madison? Wow, papà! È fantastica, la adoro! Grazie, sei il miglior papà del mondo! Lo so, forse dovrei farmi anche io i capelli come la tua bambola. Preparo le tazzine sulla tavola. Ti diverti con l'ora del tè, bambina? Che tenera! Ora prendo la mia teiera, l'ho appena filtrato. So che ti piacerà un sacco. Ho anche qualche dolcetto. Niente paura, ce n'è per tutti. E ho un altro regalino, una deliziosa salsiccia. Tutto qui, ma se siamo in tre? Abbiamo solo una salsiccia, però. Così non può andare. Forse posso dividerla in tre parti. Certo che puoi, campioncina. Fa vedere a quella salsiccia chi comanda. Non si taglia. Upsi, scusa, papà. Che stai combinando qui? È che siamo in tre, vedi? Oh, capisco, abbiamo un problema. Uno, due, tre, e c'è una sola salsiccia. Dobbiamo pensare a come rimediare. Forse ho la soluzione. Guarda questo piccolo gadget. Quel che ci serve. Sì, pronto, salve, vorrei ordinare. Guarda un po', Madison. Così riusciremo ad affettare la salsiccia. Facciamo un test. Lo apro e metto la salsiccia qui dentro. Queste lame metalliche taglieranno la salsiccia a pezzettini. Così. Wow, è stato facilissimo. Chissà quante se ne inventeranno. Wow, stai indietro. Non così in fretta, dolcezza. Metto tutto su un piatto per te ed ecco fatto. Grazie. Apri bene. Cosa farei senza di te? Già, che tecnologia oggigiorno, eh? Goditi il tuo tè, tesoruccio. Ecco qui, orsacchiotto. Bravo, il mio cagnolone, bravo. Oh, senti questa, c'è un gatto che terrorizza la città. Oh, guarda che scherzavo. Oh, ho capito, certo, Madison. Che c'è, papà? Devi portare a passeggio il cane. Ok, mi preparo subito. Eccomi, andiamo, bello. Aspetta, non scordarti il sacchetto per i suoi bisogni. Ah, che schifo, non lo voglio. Va bene, vengo anch'io. Facciamola finita. Tanti saluti al mio riposino. Bella giornata, vero, cane? Che c'è? Oh, certo, devi fare i tuoi bisognini. Ehi, quando scappa, scappa. Oh, ma che hai mangiato? Questo è per te, tesoruccio. Sei tu che hai voluto un cane. Ok, possibile che le cose schifose tocchino sempre a me? Non voglio toccarla, fa schifo. Mi spiace, non ci riesco. Ma non possiamo lasciarla lì. Ci sono, userò il tuo fermaglio. Con questo afferrerò la cacca. Guarda, impara. La metto nel sacchetto e poi così raccolgo la cacca.
senza sporcarmi le mani. Ora basterà rovesciare il sacchetto e missione compiuta. E questo qui va nella spazzatura. Sì, col mio cervellone e i miei gran bei baffi. Ecco a te il tuo fermaglio. Ok, andiamo. Guarda che cosa ho qui, delle buonissime, freschissime verdure. E un bel pollo fritto. Me lo voglio proprio godere. Mmm, che profumino! Oh, che c'è? Dobbiamo parlare, tu hai il pollo e io questo? Ehi, non faccio io le regole, insomma, vedi, sono scritte lì. Vedi per caso del pollo fritto lì sopra? Oh, dai! Ci sono. Forse possiamo fare un gioco? Ehi, aspetta, non vorrai mica dire... Ok, ci sto, accetto la sfida. Se vinco io ci scambiamo il cibo. Ci sto, affare fatto. Io la panna. Te ne pentirai amaramente. Sì, come no. Ok, siamo pronti. Ci siamo. Com'è eccitante. Ho una bella sensazione. Ah, niente. Tutta fortuna. Tocca a me. So che non succederà niente. No! Sì, ho vinto io! Woohoo! Non è giusto! Dici sempre così! Passa adesso quel bel pollo fritto! Adesso sì che ci siamo! Già, avevi ragione, proprio un bel profumino! Aspetta, facciamo un altro gioco! No, grazie, sto a posto così! Valeva la pena tentare! Odio le verdure! No, no! Madison, sei di nuovo caduta dal letto! Oh, possibile che dorma ancora? Ecco qui! Per fortuna ho ideato la soluzione perfetta, così resterà al sicuro al suo posto. Niente più brutte cadute! Ma che? Ma come ci è riuscita? Succede così ogni notte. Ma forse so cosa fare! Metterò questi tubi di gomma tutti intorno al letto. Ho fatto dei ritagli per infilarli al loro posto. Quando Madison si sposterà, il tubo le sarà di protezione. Così non cadrà più. Per fortuna funziona. Ora devo fare piano. Ehi là! Sì, lo senti il profumino, vero? Sto facendo un panino. Me ne faresti uno? Ok. Oh, vuoi essere pagata? Sì, voglio così tanto. Tu prendilo, ok? Sì, beh, allora voglio un panino, per favore. Sarà un piacere, sarà il miglior panino di sempre. Sarà spettacolare. Con molta pancetta. Che bellezza! Buon appetito! Oh, ma è fantastico, grazie! Oh? Cosa? Ti sei appena trasformato! Ai robot piacciono i panini, vero? Che figo! Adesso sì che sta cominciando a prendere forma e ho fatto tutto da solo. Fiu, spero tanto che a Madison piaccia. Devo anche incartare i regali. Sembra fatto da un vero esperto, sono troppo bravo. Oh, ecco che arriva. Dove dovrei metterlo? Qui non lo vedrà, giusto? Tanti auguri! Oggi è il tuo compleanno e dobbiamo festeggiare! Woohoo! Oh no! Il regalo! Temo il peggio! È il mio regalo? A me chiudi gli occhi, ok? Adesso che faccio? Si sarà salvato qualcosa? Ma certo, posso creare qualcosa io! Userò la colla a caldo sulla base del quadrato, poi ci applicherò un pezzo sopra e applicherò dell'altra colla. Aggiungerò un altro pezzo di lato ed ecco! Poi aggiungerò degli altri pezzi al centro, proprio così. Fisserò lo stuzzicadenti con dell'altra colla e aggiungo un altro pezzo in cima. Adesso lo metterò accanto agli altri pezzi fatti prima. Ne ho fatti diversi e mancano solo alcune decorazioni. Ora mettiamo delle caramelle. Metterò le preferite di Madison. L'adorerà. È il regalo più bello di sempre. Apri gli occhi ed ecco il regalo migliore di sempre. Fai sul serio? Voglio mangiare subito gli orsetti gommosi. Che bello! Quelli rossi sono i miei preferiti.
questo è il miglior compleanno di sempre! Ora voglio quelle al cioccolato! Questa è enorme! Lascia che ti aiuti a prendere queste qui! Wow, sono tutte mie! Farei qualsiasi cosa per te! Fiu! Piovono soldi, sì, è quello che faccio, gente! Sono troppo ricca! Wow! Sembra che dobbiamo dare una bella rassettata. Intanto togliamo le monete da qui. Oh, per favore, non farlo più, tesoro mio! Non farlo? Nessuno mi dice cosa fare! Oh, santo cielo! Madison, adesso falla finita! Torna subito qui! Oh, rallenta! Sono troppo vecchio per queste cose! Oh. Oh. Ormai sei vecchio e decrepito! Cosa ho fatto per meritarmi tutto questo? Oh? Aspetta, credo di sapere che cosa fare! E mi serve solo un piccolo pezzo di cartone! Metterò due pioli al centro del cartone, poi ci infilerò due molle! Adesso metterò questo pezzo sopra e aggiungerò questi pezzi di cartone intorno! Non sono carini questi occhi? Manca solo il colore ed ecco qui! Vuoi vedere cosa ho fatto? Carino, vero? Guarda e impara! Hai fame, piccoletto? Mangia! Cosa? Voglio provare anch'io! È incredibile! Sì, funziona! Ma certo che sì! E guarda un po' chi sta raccogliendo le monete! Direi che ho trovato una bella soluzione! Sì! Penso che abbia tanta fame! Come mi diverto! Ah! Oh, eccoti qui! Ok, ragazzi, chi vuole venire alla lavagna? Fammi vedere... Cosa? Ma ci sono solo io! Non c'è nessun altro da chiamare! Va bene, allora sì, vieni tu! Beh, certo! So che ce la puoi fare! Ci proverò, prof! A me va più che bene! Ok! Beh, interessante! Non c'è alcun problema, farò solo qualche piccola modifica! Bene, proviamo di nuovo! Ok, almeno credo! Non capisco che senso abbia. Devo solo tracciare intorno ai numeri. Spero di prendere un buon voto. Questo è un 4 e me ne manca solo uno. Ok. Credo di aver finito. Ops, fammi cancellare qui. Ta-dan! Accidenti, mi dispiace tanto, ma... Oh, ma credo che potrebbe cambiare idea. Per lei, prof. Beh, proviamo ancora una volta, sì. Vediamo. Credo di aver trovato la soluzione al problema. Questo non mi serve. Ma questo sì. Già. Inizierò da un rettangolo. E disegnerò i numeri su un lato. Ok, eccomi qui. Usa questo. Beh, cosa ci faccio con uno scatolone? Scusa, manca ancora un dettaglio. Per prima cosa servono un po' di sprinkles. Guarda come sono belli e ora abbiamo dei bellissimi numeri, vedi? Wow, che belli! Proviamo ancora una volta, che ne pensi? Ora so cosa fare. Guarda cosa so fare! Facile come un bicchiere d'acqua! Togliamo lo stencil e guarda cosa hai fatto! Che bei numeri! Sono forte! Sai cosa significa? Un bell'otto in più! Sì, sono il numero uno! Accidenti, avevo proprio tanta fame! Vabbè, ora si torna al lavoro! O forse dovrei pulire questi piatti! Forza, non perdere tempo! Tesoro! Oh, eccoti qui! Sì? Dobbiamo pulire un po' casa! Non esiste! Io ho fatto le mie faccende, non vedi? Oh. Tocca a te, papà! Fammi pensare... Sai che c'è? Credo che questo cartone sia la soluzione al mio dilemma! Sì, so cosa farci!
Una volta fatti alcuni tagli, userò la colla a caldo intorno ai bordi. Poi ci attaccherò questi pezzi. E una volta fatto, userò questa molletta sulla parte inferiore. Poi ci attaccherò queste scritte in giro. Ed ecco fatto! Che ne dici di giocare a Flipper? Eh? Fighissimo! Chi perde pulisce i piatti! Ok, ci sto! Madison, che ne dici di andare per prima? Via! Oh, la pallina continua ad andare! Ci sei quasi! 20 punti, sì! Yeah! Va bene, adesso provo io! Ah! Oh no! Mi spiace, Papino, temo che tu debba fare i piatti. Sarà per la prossima. Come va, papà? C'è un altro piatto. Grazie. Il Flipper, ma come mi è venuto in mente? Che sonno! Che bello! Sono una vera rockstar e vi farò sanguinare le orecchie! Madison, smettila, per favore! Guarda che so fare! No, per favore, ho bisogno di riposare! Ok, come vuoi. Ma se lo faccio silenziosamente? Non riuscirò mai a riposarmi! Woohoo! Questo è per i miei fan! Sì! Woohoo! Waha! Ora basta! Ma quella è la scatola in cui è arrivata la chitarra? So cosa fare! C'è ancora speranza! Oh sì! Ora farò una chitarra di cartone. Vedi questa matita? La spezzo a metà. La metto qui e userò questo punteruolo per fare dei buchi. Adesso userò questo spago per creare le corde e dentro via! Fisso lo spago con del nastro e applico della colla a caldo su tutto il retro. E ho fatto, sembra una chitarra vera! Oh sì! O la va o la spacca! Facciamo a cambio? È andato molto meglio di quanto mi sarei mai immaginato! Oh, che sollievo! Buonanotte, piccola rockstar! Woohoo! Wow! Prima o poi ti capiterà di fare un test di gravidanza! Ma non tutte le donne reagiscono allo stesso modo, anche se ottengono lo stesso risultato. Urlare invece capita a molte. Alla fine si tratta soltanto di una sfida tra buona e cattiva gravidanza. Due donne incinte con un grande appetito. Sembra buonissimo! Il bimbo ha voglia di pomodori. Che buono! Non sono così convinta. Basta che sia abbastanza dolce. Fa schifo! Toglimi questo coso di torno, su! Mi dispiace. Ma chi ha ordinato quel coso? Adesso sì che va meglio. Aspetta, vieni qui. Ho detto maionese, senape, lattuga, cetriolini. Sì, un attimo. Credo che questa qui le andrà bene. Vuole che sia dolce e salato, giusto? Ogni suo desiderio è un ordine. Mi assicuro di metterne così tanta e adesso la panna montata. Ne vuole tanta, giusto? Eccoci qui. Non sembra poi così male. Non dimenticare i confetti? Eccoci qui. Buon appetito! Quella ragazza mi capisce al volo! Salve carboidrati! Via nel pancione subito! Sembra il mio compleanno! Che buono, sì! È proprio il top! Adoro essere incinta, e tu? Hai fame? No, in realtà mi è un po' passata! Cavolo, questo posto è un porcile! Dovrò anche pulire. Che lavoraccio. Forse da qui.
Bella, sono a casa, tesoro. Tesoro mio, ho pulito tutto, vedi? Non dire nulla. So che hai avuto una giornataccia. Così stressante. Siediti e goditi un po' il caffè. Quante attenzioni! Ho la mogliettina più brava del mondo. Siamo una coppia perfetta. Ho così fame. Quello non lo mangio. Non riesco neanche a prenderlo. Che cavolo. Tesoro? Che c'è? Mi è caduta una patatina. E anche dei calzini. Ok. Prendi tutto, mi raccomando. Che casino qua giù. Ehi, mi ci potrei anche abituare. Su, continua. La gravidanza è dura per le mamme, ma anche per i papà. Meno male, un posto libero. Tesoro, stai bene? Posso? Forse calzerà. Wow, sta crescendo, vero? È una magia. Oh, wow! Le dispiace? Grazie. Ciao, piccolino. Più siamo e meglio è. Basta che posso sedermi. Mi mancheranno le mie dita. Puoi dirlo forte. Così imparate a non toccare il pancione di una donna incinta. O almeno a chiedere il permesso. Non vuoi più toccarmi? Ehi, vuoi provare? Accidenti. Dillo di nuovo, se hai coraggio. Su, corri! Pazzoidi. E adesso la panchina è tutta mia. Già. Solo io e te. Niente mani a toccarti. Questo mangiano i bambini. Affascinante. Posso farlo da sola. Meno male che ho tutto ciò che mi serve. Così dovrebbe andare, sì. Spero che ami le banane. Solo qualche grammo. Non troppo. Perfetto! L'acqua deve essere perfetta. E? Sì, lo è! Adesso la vera magia. Finora bene. Devo soltanto scuoterlo. A me sembra buono. Lo proviamo. Ah, è dolce. Non è mica male. Ti piace, piccola? Oh, che carina. La donna che sussurrava ai bambini. Oh? I bambini mangiano cosa? Incredibile, vero? Devo farlo io? Non può essere così difficile. Nessuno ha visto. Speriamo che il piano sia pulito così. Ok, e adesso un po' d'acqua. Chissà se è buona. Beh, mescoliamo un pochino. Ah, che schifo! Cavolo, ti piace? Sembra arrabbiata. Non devi mangiarlo per forza. Però, secondo me gli hot dog ti piacciono. E quelli lì sì che so farli. Vai nel biberon, così. Ci staranno bene? Che bontà, sì! Spero le piacciono i capperi. Però manca qualcosa. Stavo dimenticando la parte migliore. Una bibita bella fresca. I bambini possono berla, giusto? È un'ottima idea. Non troppo, così. Ah, delizioso. La cena è pronta, piccolina.
Che colore interessante! Oh, ti piace? Ah, sarò una mamma straordinaria! Oh, piccolo, non piangere! Oh, il mio ordine! Oh, è qui, tesoro! Che rapidità! Non posso più aspettare! Spero ci sia tutto! Oh, non è carinissimo! Così piccolo! Già lo adoro! Oh, sì! Lo tengo di sicuro! Un altro capo da aggiungere al suo guardaroba! Aumenta sempre di più! Che bello! Il guardaroba è quasi completo! Molto meglio così! Ah, sì! Ok, facciamolo! È ora di farti un vestitino, tesoro! Mi fido della mia vista, sì! Disegniamo un contorno così! Ah, sì, molto carino! E adesso la parte divertente. Taglia, taglia! Eccomi che è difficile, no? Ah, stupido ancoro! Ecco! Oh, non va bene. L'importante è questo pezzo qui. Mi basterà usare una pinzatrice. Ah, sì! Altro che macchina da cucire. Fatto! No, oh, guarda com'è piccola! Ed è della misura giusta! Ehi, Sunny! Vuoi vedere qualcosa di bello? Ciao, papà! Certo! Guarda qui! Forte, vero? Come hai fatto? Wow. Che showman! Non posso prendermi tutto il merito! Voglio provarlo! Dammelo! Pronta? Ecco le bolle! Non è possibile, la cosa più bella che abbia mai visto! Pop 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 pop! Woohoo! C'è di più! Prendile tutte, tesoro! Oh, che bello! Ecco, prova tu! Wow, che responsabilità! Guarda come vanno! Potrei farlo tutto il giorno! Come fa a farlo? Aspetta! Riescono dal sedere! È pazzesco! Posso farlo anch'io! Vuoi vedere? Cosa? No, non farlo! Ti prego, Sunny! Troppo tardi! Ho cercato di avvertirti! Vabbè, lo facciamo tutti! Credo che lo lascerò fare a questo piccoletto, le sue profumano! Già! Mamma, guarda il mio disegno! No, guarda il mio! Wow, siete così talentuosi! Ho fatto due artisti! Bravi, sono dei capolavori! Fammi vedere! Grazie, tesoro! Wow, avete mai visto qualcosa di simile? Meritano di essere appesi al muro! Voglio vederli ogni giorno! Facciamo una sorpresa alla mamma! Buona idea! Le piacerà! Questo è il mio lavoro migliore! Continuiamo! Cosa c'è dopo? Il tavolo! Sì, è noioso! Sono tornata! Cos'è successo qui? Ehi, mamma! La mia povera casa è un disastro! Che cosa avete fatto? No! Ah, che succede? Ah! È un disastro! Non ci credo! Io? Eh? Ho un'idea! Sì, posso usare la pellicola di plastica! Questo risolverà tutto. È meglio che mi metta al lavoro. Rivesto tutte le superfici con la pellicola. Agirà come una barriera protettiva. La metto anche sulle pareti. Così potranno disegnare senza fare danni. È una trappola? Ma non importa, mi sento così vivo. Lo chiamo il mio periodo blu. Woohoo! Non badate a me. Oh? Qualcuno ha detto qualcosa? Probabilmente non era nulla.
È il giorno più bello di sempre. Non voglio che finisca. Guarda qui, mamma. Stai andando alla grande, tesoro. Così non ho più bisogno di ristrutturare. Ehi, abbiamo cambiato qualcosa qui? Mi piace. Grazie, mamma. Figuratevi, ragazzi. Sei la migliore, mamma. Dov'è la vernice? Ottimo tiro, Sunny! Ricorda, fa con calma. Così, al primo colpo! Sallallallallà! Wow, che pubblico! E ora un bel assolo! Via con Rock! Qui, pisciolino! Aspetta, ha abboccato qualcosa, tira su! Wow, sta lottando! Giochiamo ad acchiapparello! Non puoi prendermi! Oh, sono così fuori forma! Torna qui! Devo sedermi, non sono più giovane come un tempo! Oh, mi stavo divertendo, ma va bene così! Mettiti questo, papà! Wush, wush! Dai, ti guardo! Eh? Oh, andiamo! Non rimanere seduto lì! Fa qualcosa, papà! Dammi solo un momento, Sunny! Ma papà! Aspetta, ho bisogno di una distrazione! Eh? Cos'è questo? Sembra interessante. Lo metto qui. Preparo tutto. Avrò bisogno di tutti i miei pennarelli. Sono pronta a disegnare, ma ho bisogno di un modello. Potrebbe andare. Metto qui il disco, poi lo faccio girare finché non trovo l'immagine che voglio. No, no, no. Questo non va bene. Proviamo un altro disco. Chissà cosa c'è su questo. Wow, guarda un po', questi animali sono così carini. Ah, quello che volevo. È meglio che spenga le luci. Dovrò solo ricalcare l'immagine. È facilissimo, sarà fantastico. Lascio spazio per le macchie. Ora posso riempirle, devo solo rimanere all'interno delle linee. Poi giro intorno alla sagoma. È così carino. Ecco, finito. È perfetto. Papà, guarda qui. Oh, papà, svegliati! Oh, beh, ha bisogno del suo sonno di bellezza. Disegnerò qualcos'altro. Ah, l'elefante! Questo potrebbe essere complicato. Che libro interessante! Ehi, tesoro, i ragazzi stanno giocando. Oh, guardali! Vogliamo fare un gioco divertente? Si chiamano pulizie! Penso che vi piacerà. Ah? Non sembra divertente. Ops, è caduto qualcosa. Oh, guarda che casino. Ti ho detto di usare un piatto, papà. Non si finisce più. Odio questa cosa, preferirei essere dal dentista. Abbiamo finito? Magari. Dillo a me. Meno chiacchiere e più pulizie. Come andiamo? Un attimo. È esattamente come prima! Che state facendo? Non è andata secondo i piani. Aspetta, credo di avere un'idea. Potrei usare quel nastro. Sì, potrebbe funzionare. Oh, ragazzi, non muovetevi! Ci dispiace, mamma. Eh? Oh, non fa niente. Tirate su le braccia. Fidatevi di me. Avvolgo il nastro intorno alla mano, proprio così. Che succede? Temo che sia impazzita. Sarà divertente, lo prometto. Ora avvolgo altro nastro intorno al corpo, rimani così. Non ci vorrà molto. Devo solo assicurarmi che il lato adesivo sia rivolto verso l'esterno. Penso che ci siamo. E adesso? Premete il nastro contro i giocattoli. Ricevuto, mamma. Ecco qui. Ehi, ma guarda un po'. Li sta raccogliendo, che mamma geniale. Che forza. È come vivere nel futuro. State andando alla grande. Mi gira la testa! Guarda, li ho presi tutti! Oh, e questa? Sono ricco! Comincio a divertirmi! Bisogna prenderli tutti! Guarda qui! Voglio farlo di nuovo! Wow, sono proprio tanti! Guarda, li ho presi! Wow, finalmente è tutto pulito! Sono fiera di voi, ragazzi! Siete proprio bravi! Penso che vi meritiate una ricompensa! Wow, bello! Aspetta, dove sono i miei baffi?
Cerchi questi? Ehi, ridammeli! Tanto dovevi raderti! La farò! Vincerò io! Ehi, come va? Aspetta, non hai mai smesso di giocare? Proprio così! Non ho parole! Ma... che sto facendo? È finita! Meglio che vada a letto! Che strano! Non mi sento molto bene! Sua madre si arrabbierà un sacco! Devo proprio intervenire! Ehi, cosa hai in mente? Justin, sta dritto! Sono serio! Che posso fare? Non si può andare avanti così! Rimane solo un'opzione! Non ti muovere! Ah. Justin, è solo colpa tua! Sto cercando di aiutarti! Metto la cintura intorno al tuo busto, poi la allaccio sul retro, in questo modo. Ecco, così va meglio. Beh, alla fine è una bella sensazione. Grazie, papà. Ha funzionato. Torno a letto. Sogni d'oro? Thank you. E la indosso ancora. Guarda. Aspetta, pensavi che fosse... per fortuna è un lieto fine. Che bello. Lo farei tutto il giorno. Sono così felice, a differenza di questi giocattoli. Ora invece sono triste. Non so più cosa distruggere. Ciao. Buone queste patatine? Certo, mi sono un po' sporcato. Che c'è in TV? Un classico. Giornata sul divano. Che c'è di meglio? Patatine finite. Perché succede sempre alle brave persone? Forse è meglio comprarne un po'. Certo... non con questi vestiti. Meglio che mi renda presentabile. Ah, così va meglio. No, Chris, dimmi che non l'hai fatto. L'ho fatto e mi sono goduto ogni momento. Che ne pensi? Non male, eh? Perché? Perché l'hai fatto? Guarda un po'. Ops! Hai ritagliato la mia borsa? E i soldi? Ma cos'hai nella testa? Non fare così. Sono un artista. Ehi, Justin, guarda che maglietta! Posso farne una anche per te? Ah, non sai quanto mi fai arrabbiare! Respira! Forse ho trovato! Mi rimetto la maglietta macchiata! Dammi quelle forbici! Farò alcune modifiche! Non è stato complicato! Ora la sollevo sopra la testa, ma non fino in fondo! E poi faccio un nodo! Ecco, una fantastica borsa per la spesa! Super capiente! Non toccarla, capito? Io devo andare. Credo proprio di averlo ispirato. Beh, finiamo qui. Quando devi andare, devi andare. Già, ma almeno abbiamo gli snack. Sì, potremmo restare qui per un po'. Aspetta, che succede? Ecco che arriva. Bene, finito. Devo pulirmi. Questa carta igienica è morbida. Torna qui. Jasmine? Salve, sono il genio della carta igienica. Ok, sono confusa. Aspetta. Ah, grazie, amico. Ho qualcosa per voi, guardate qui. Cos'è? Ehi, che forza! Non abbiamo bisogno di pulirci, l'acqua fa tutto il lavoro sporco. Mi fa il solletico. Ora sono bella pulita. Ha fatto tutto lui. Fantastico. È così morbido e coccoloso. È il mio migliore amico. Mi rende così felice. Staremo insieme per sempre. È una bella giornata per un picnic. Questa crema al cioccolato è ottima. Mi fa venire l'acquolina in bocca. Non vedo l'ora di provarla. Ho qualcosa di buono qui. Oh, grazie, mamma. Mi sto avvenendo una fame. Ecco a te, tesoro. Oh no, ma che cosa hai fatto? Non è come sembra. Avrei dovuto immaginarlo da qui. Ma... era mia! La vita è così crudele! Quante storie, adesso ti pulisco. Sono felice di aver portato queste salviette, sta ferma. Troppo lenta! Voglio solo piangere! È troppo veloce per me. Ci deve essere qualcos'altro che posso fare. Aspetta, questo che cos'è? Questa carta igienica potrebbe fare al caso mio, vale la pena provare. Da un momento all'altro.
E quello che cos'è? Probabilmente niente. Mi hai chiamato? Qual è il problema? Aspetta. Mamma, dovremmo scappare? Ho qualcosa di speciale per te. Guarda questo piccoletto, non è adorabile? Ma aspetta, c'è di più. L'hai visto? Gli sono uscite le bolle dal sedere. È fantastico! È la cosa più bella che abbia mai visto. Tieni, prova tu. Wow, davvero? Voglio che lo abbia tu. Grazie, ora ci penso io. Devo essere veloce. Addio, gente. Ecco che arriva. Wow, è un vero artista. Chissà se posso farlo anch'io, ci proverò più tardi. Decisamente no, sei pulita. Non dimenticare lo spuntino. Ok, devo andare piano. È più difficile di quanto pensassi, ma posso farcela. Wow, guarda come vado. Penso che siamo pronte. Facciamo festa! Mi sento così affascinante. Wow, poteva finire male qui. Questo colore mi si addice molto. E io? Mi sento così affascinante. Non c'è niente di meglio di una serata tra donne. Manca qualcosa. Ce l'ho! Ci servono dei gioielli. Eh? Bella pensata. Ehi, guarda qui. Ce ne sono tantissimi. Che mi metto? Oh, mi piace! Sono sicura che alla mamma non dispiacerà. Che ne dici? Mi piace. Oh, che meraviglia! Cos'altro c'è lì dentro? Ehi, Lily, guarda che cosa ho trovato! È così bello! Wow, lo voglio! Cosa? No! L'ho visto prima io! Lascialo! Oh no, non ci voleva! Che facciamo? Panico, finiremo nei guai! Sì! Mamma si arrabbierà, non giocheremo mai più! Niente, l'abbiamo perso, non possiamo fare nulla! Jasmine, laggiù! Possibile che non possa mai riposare? C'è sempre qualcosa da fare, qual è il problema? Ci è finito un girocollo nel lavandino, devi aiutarci! Per favore, guardate che cosa ho qui! Vi sembra familiare? Wow, ma come hai fatto? Dammelo! Come hai fatto? Dobbiamo assicurarci che non accada di nuovo. Ah, lo so! Avete bisogno di questo. Ah, ci dovremmo fare qualcosa? Certo che sì! Questo vi lascerà a bocca aperta, fidatevi! Che cos'è? Non guardare me! Siete serie? Va nel lavandino! Così non ci cadranno altre cose. Devo andare. Ah, ho capito! Togliamo questo e lo sostituiamo con quello nuovo. Con questo non cadrà niente nel buco. E ora facciamo festa! Woohoo! Sì! Oh no, i gioielli! Va tutto bene, quel tappo funziona. Non dobbiamo preoccuparci, andrà tutto bene. Guarda che mosse! Mi sento così viva! È il giorno più bello di sempre! Vorrei che non finisse mai, vero? Mi sto divertendo da matti! Ah, sono così emozionata per il mio appuntamento, è meglio che mi prepari! Voglio che i miei capelli siano perfetti, cominciamo ad asciugarli! Ah, così va meglio, sarà una serata fantastica! Come siamo coi tempi? Eh? No, non può essere! Sono in ritardo! Devo sbrigarmi! Oh, non ho tempo per questo! Aspetta, ho un'idea! Sì, è proprio quello che mi serve! Ehi, genio della carta igienica! Davvero rinfrescante! Aspetta, questa non è la spiaggia! Ancora tu, che c'è? Non è ovvio? Guardami! Stai scherzando, vero? Va bene, forza, prendi! Dei leggings? Che dovrei farci? Sto impazzendo! Ascoltami attentamente. Ho capito, wow! Grazie, sembra fantastico. Inizierò dividendo i capelli in ciocche, proprio così. Poi farò una treccia e faccio lo stesso dall'altro lato. Ora devo avvolgerle sulla testa e agganciarle in posizione. Perfetto! Poi indosso una cuffia per capelli e infine i leggings. È un po' strano, ma devo fissarli in qualche modo. Questa bandana farà il caso mio. Ora riprendo il fono.
metto la boccetta in una delle gambe e poi posso accenderlo. Adesso devo solo aspettare. Jasmine, ehi, ci sei? Toc toc. Ah, è già qui. Ok, vediamo come stanno i capelli. Spero che abbia funzionato. Wow, incredibile! Come se fossi stata dalla parrucchiera, li adoro. Guarda che ricci, morbidi e sinuosi. È ora di andare. Ehi, come va? Questi sono per te. Oh, che dolce! Sei così romantico. Questi giochi sono noiosi. Vorrei qualcosa di più divertente. Oh, ehi, è un Pop-It? Prendine uno. Quale? No, non voglio giocare con i Pop-It. Pubblico difficile? Ci deve essere qualcosa. Che ne dici di... i Pop Tubes? Dammene uno. Come si allungano? Wow! Oh, ne voglio altri! È lunghissimo! Dov'è finito? Perché non provi queste? Cannucce? Guarda! Prima tolgo la parte superiore, poi quella inferiore. Ecco a te, mini Pop Tubes. Wow! Prendi. Mi sento un gigante. Guarda come diventano. Divertente, vero? Assolutamente sì. Prendine un altro. Forza, ci siamo quasi. Una tazza di cioccolato? Grazie, papà, ma ho già questa. Oh, va bene. Non importa. Ah, sì, presi. Guarda cosa ho trovato. Partite? Scherzi? Sono davvero impegnata. Ok, concentrazione. Un paio di lanci con il tuo vecchio? Papà, sono nel mezzo di una partita. Certo, scusa, care. Cos'è successo? Tutto sotto controllo. Nessun problema. Il tasto W. Ma dov'è? No, non può succedermi questo. Qualcosa non va? Fammi dare un'occhiata. Ah, ecco il problema. Che succede? Papà! Ah, è arrivato il mio momento. Wow! Fatti da parte. Ci penso io. Basta usare una penna 3D sui tasti incriminati. Procedi con la penna su e giù, coprendo bene i tasti. Una volta asciutti, usa il bianco per disegnare la lettera. Bella grafia. Come nuova. Non sembra poi così male. Proviamola. Ah, quanti ricordi. Wow, papà, non sei male. Oh, ho troppa fame. Non dirlo a me. Ordiniamo qualcosa? Sì. Vuoto. Wow, una consegna veloce. Ora che facciamo? Trovato. Guarda. Ok, non dovrebbe essere difficile. Ha funzionato. Dolci banconote. Quello che ci serviva. Lo prendo io. Quasi dimenticavo. Ecco a lei. Che bello. Wow, guarda! È fantastico! Orsetti gommosi! Mettili qui! Mmm! Deliziosi! Che fai? Smettila! Uno alla volta! Non fare lo scostumato! Non sei divertente, ma va bene! Aspetta! Ho un'idea migliore! Mettiamo gli orsetti in diverse ciotole! Poi li sciogliamo! E mettiamo il liquido nei bicchieri! Facciamo rapprendere e versiamo il colore successivo. Continuiamo a riempire. Wow, gelatina arcobaleno. Sì, assaggiamola. Grazie. Inizio io. Mmm. Sublime. Potevo pensarci prima. Non ti spaventare, ma... che succede? Chi ha preso i miei soldi? Chi è stato? Posso spiegare? Ma prima un po' di gelatina?
Ecco pronta la colazione. Ehi, mamma. Oh, buongiorno, caro. Ti preparo subito i tuoi cereali preferiti. Ciò che serve a un ragazzo in crescita. Un po' di latte. Mangiali tutti. Cereali? Ma perché ci provo? Cos'altro abbiamo qui? Oh, un po' di frutta fresca. Tutta salute. Ecco a te. Cioccolato? Sul serio? Da qui. Mangia la frutta. La frutta fa schifo. Voglio il cioccolato. Pulisciti la faccia. Mmm, vermi gommosi. Ma come? Ma dove? Non importa. Da qui. Va bene. Questi vanno nel cestino. Io faccio del mio meglio per lui. Quello cos'è? Ho un'idea. Riempio uno stampo con la purea di frutta. Userò diversi frutti, come mele e fragole. Una volta riempiti, inserirò dei bastoncini per ghiaccioli. Li faccio solidificare nel freezer. Poi li tolgo dagli stampi piccoli e li metto in quelli più grandi. Poi li copro completamente con il latte. E poi di nuovo nel freezer. Ora cioccolato. E infine degli zuccherini. Ghiaccioli da colazione sani e nutrienti. Se non vuoi né cereali né frutta, prova questi. Sul serio? Che buoni! La migliore colazione di sempre! Fantastici, mamma! È la mia! Sei matta? La mia custodia è più bella! La mia! No, la mia! Oh, la mia! La mia, mia, mia! Ehi, ragazzi, devo cambiare banco. Iniziamo a sistemarmi. Ancora discutete? Guarda, è bellissima. Lascia stare, meglio queste. La mia custodia è banale. Oh, quella custodia Poppit mi ha dato un'idea. Mi serve solo della vernice e questa custodia. Riempio una sezione del Poppit con la vernice. Così. Userò diversi colori per ogni sezione. Poi rimetto il telefono nella custodia. Aspetto che si asciughi e stacco la custodia. Wow, ha funzionato! Guardate! Wow, guarda che colori! Fallo con il mio, ti prego! No, con il mio, ti farò i compiti, lo farò! Mamma, mamma! Ciao! Arrivo! Oh, tutto bene? Fa male, mamma, guarda! Oh, tesoro, aspetta, prendo qualcosa. Basta una garza di cotone. Fermerà l'emorragia. Ecco qui. Grazie, mamma. Per te questo è altro. Sono dolcetti. Profumano di cioccolato. Anche il sapore è quello. Forte, una ciotola intera. Oh no, arriva qualcuno! Nessuno in vista, solo un mucchio di mobili. Signor Orso! Shh. Annie, che ci fai lì? Attenta al peluche! Ah, cado! Attenta alla testa! Oh, mi hai salvata! Eri troppo a rischio per i miei gusti. Ho un'idea! Le spugne non puliscono soltanto, fanno atterrare sul morbido. Wow, è fantastico! Perché non lo provi? Non sento niente! Perfetto! Che altro? Wow, figo! Forza, tesoro, siamo in ritardo! Amo fare shopping con te, mamma!
Certo, cara. Ora resta qui. Ho tanta roba da caricare. Anne? Oh? Ehi, cerchi di nasconderti? Perché sei stata monella. Forza. Non allontanarti, ok? Resta qui. Sì, mamma. È quello che penso io. Ok, perfetto. Ma dov'è finita, Anne? Ma che stai facendo? Oh, ciao, mamma. Andiamo. No, non voglio, uffa. Abbiamo quasi finito, ok? Ok, manca poco ed è fatta. Che stai combinando? Ah, tu e quei cuoricini. Rimedierò. Servirà un cerchio. Metto la mano sopra e la delineo con un pennarello. La tengo ben ferma. Quasi finito. Bello. Ora dipingo l'area attorno di arancione brillante. Ma puoi scegliere la tonalità che preferisci. E ho finito. L'attacco direttamente sull'auto. Non preoccuparti, non è permanente. Ecco qui, aderisce bene. Annie? Vieni, tesoro. Metti la mano. Wow, è fantastico! L'impronta della mia mano, fortissimo! Rimani lì, ok? Sei sempre lì? Meno male, tesoro. Ehi, vieni, micio micio! Ti prendo io, ok? O forse verrò io da te? Che sta combinando ora? Abbraccia l'albero? Anne? Che stai facendo? Ah, mamma! Stai bene, tesoro? Mi sono fatta male al dito! Guarda! Resisti, ti aiuto io. Ho la colla. Basta metterla alla base della scheggia e una volta asciutta la stacchiamo subito. Vedi? Allora? Non mi hai fatto niente! Grazie, ma dov'è il micio? Era proprio lì sull'albero. È riuscito a scendere. Lo sapevo, ce l'ha fatta! Spero che comprino la mia limonata. I volantini sono perfetti, fantastici! Stupendi! Li attaccheremo in tutto il parco. Secondo te va bene qui? Brava, mamma! Ah? Ehi! Che è successo? È qui! Ecco fatto! Wow, mamma, guarda! Il mio colore preferito e che buon profumo! Voglio portarli a casa! Wow! Ehi, guarda! Wow, belli quelli bianchi! Oh, non riesco a prenderli! Il bracciale! Le perline finiscono dappertutto! È terribile! Mamma, è il mio bracciale preferito! Che è successo? Il mio bel bracciale! Ora è solo un mucchio di perline! Va tutto bene, posso sistemarlo. Metti lo scotch intorno al polso. Poi scegli il tuo fiore preferito. E attaccalo al braccialetto così. Wow, bello! Questo è carino. Anche questo. Mamma, guarda! Non è bello? Tutti i miei fiori preferiti. Brava, tesoro. Grazie, sei la migliore. La borsa da mare è quasi pronta. Porterò anche questi. E le tue patatine preferite? Quasi fatto. Ecco, la ciambella è pronta a partire. Porterò anche queste cose. Ecco qui. Ok, ok. Penso sia sufficiente. Portiamo anche questi. Li poggio qui. Eppure questi. Anche i fogli. Ok. Cos'è questa roba? Serve per la spiaggia. Ma ho già preparato tutto quello che serve. Oh. Forza, andiamo. Ma mamma, e tutte le mie cose? Anne? Oh, sto bene. Sei sicura? Ok, aspetta. Mi è venuta un'idea. Questo sì che ti piacerà. Stendiamo l'asciugamano piegando questo lato. Poi anche l'altro. Ora così. La roba in più andrà qui.
anche queste cose. Ora ripiegalo su se stesso. Capito? In questo modo. Se lo dici tu, mamma. Sì, continua a girare. Hai visto? Entrano perfettamente. Bello! Un posto segreto. Ta-da! Puoi portarlo tu. Ok. Facciamo un bel bagno. Non è adorabile questo parco? Accidenti! Figo! Ciao! Ava! Guarda quanto sono in alto! Vieni giù subito! No! Non ascolta mai! Oh, Ava! Signor Banana, sto arrivando! Au! Una scheggia! Ecco perché non ci arrampichiamo sugli alberi! Che tipo di mamma sarei senza qualche asso nella manica? Niente pinzette? Nessun problema! Devo solo tirare e... Fatto! Vedi? Sei una maga, mamma! Grazie! A dopo! Ehi, Ava! Wow! Riuscirò a farmi i capelli così ricci! C'è solo un modo per scoprirlo! Uno, due, tre, quattro! Ancora super lisci! Farò tutte le ciocche in una sola volta! Uno, due, tre, quattro! Ok! Userò solo un elastico per tenerli! Deve funzionare! E le trecce dovrebbero aiutarmi! Spero che tengano i capelli ben fermi! Sembro ridicola, ma fa niente! Non avrò mai i capelli come nelle riviste! Perché piangi, Annie? Voglio essere carina come lei! Non sono mai stato bravo con i ricci, ma penso di poterti aiutare! Intanto li spazzoliamo! Poi li girerò così e così! Oh oh! Au, papà! Oh, oh no! Ricresceranno! Aspetta! So io cosa fare! Prima spruzzerò una ciocca con dell'acqua! Poi userò il manico della spazzola come un bigodino! Arriverò fino in cima! Oh, ciao, bei ricci! Wow! Chi ha bisogno di una riccia capelli? E nessuna bruciatura! Grazie, papà! Felice di averti aiutato! Che sollievo! Questo è il mio puppet preferito, adoro le farfalle! Oh mio Dio, si sta comportando come un'angioletta! Oh ciao, non ti vedo da secoli, come stai? Dai, andiamo a fare una passeggiata! Sì, così! Pensi che potremmo fare il giro del mondo intero? Oh guarda bambola, una piscina! Mi piace nuotare! Hai sete? Dovresti bere qualcosa! Com'è, va bene? Oh no! Dove è andata? Oh, eccola lì! Non posso credere quanto sia cresciuta dall'ultima volta che l'ho vista! Bambola, non è divertente così! Oh, guarda laggiù! C'è una palla! È anche una buona palla, l'adoro! È rossa e blu! Ehi, torna qui, palla! Smettila di rotolare, voglio giocare con te! Wow! Palla, guarda quanto è alto quest'albero! Guarda come sale, è il miglior albero di sempre! Albero, albero, scommetto che posso buttarti giù! Nah, scherzo! Sono totalmente ossessionata da questo libro, ma... Aspetta, dov'è? Dov'è andata? Oh, no, no, è scomparsa, non la vedo da nessuna parte! Ecco la bambola, ma non la lascia mai! Dov'è? Mi scusi? E ciao, scusate, avete visto una ragazzina qui intorno? Eccola, è molto carina! Oh, ci dispiace tanto, non l'abbiamo vista! Dove può essere andata? Oh, il telefono pronto? Eh sì sì, oh mio Dio, grazie mille! Oh, ma dov'è? Angelo mio, mia cara, la mamma ti ha cercata ovunque! Ciao mamma! Oh, grazie mille! Come ha fatto ad avere il mio numero? Per via del braccialetto ho semplicemente chiamato il numero. Oddio, mi ero dimenticata del braccialetto! Ho preso una lenza e delle perline, ci ho aggiunto dei cuori e poi anche il mio numero di telefono. Infine il suo nome e poi altri cuori. Grazie mille per avermi riportato Annie. Buona giornata! Saluta la tua eroina, Annie. Non è ancora pulito. Molto meglio. Mi restano solo i pavimenti. Che cosa? Quanti capelli! Che schifo! Mi sto per sentire male.
Questo nuovo condimento è così gustoso. Come hanno fatto i capelli a finire qui? Non ho più fame. Aspetta un attimo. Non può essere. Come possono esserci tutti questi capelli? È come se qui ci vivesse una qualche creatura pelosa. Finiranno mai? Vengono da quassù. La stanza di Annie. Devo capirci di più. Questa storia dei capelli deve finire. Annie? Cosa? Non può essere! La mia Annie! È lei la creatura pelosa! Annie? I tuoi capelli sono ovunque! Ah, non vedi? Mamma, sei impazzita? No, il problema qui sei tu. I tuoi capelli, in realtà. Ma sono tutti nella spazzola e non so come pulirla. Sai, penso di sapere come fare. Quello è un pettine? Usalo per togliere i capelli. Vengono via, non vedi, tesoro? Wow, non posso credere che abbia funzionato! Non ti stai dimenticando qualcosa? Questo cambia tutto! Ecco perché mi chiamano Supermamma! Brum brum, questa barca vola nell'aria! Oh, quanto è pesante la spesa, devo poggiare tutto qui sul bancone! Oh, bella questa torta, adoro le torte! La mangerò tutta ad un fiato! Aspetta, meglio tagliare solo una fetta. Questi pomodori sono freschi, tesoro, vuoi... Coltello? Che stai facendo con quel coltello? No, mettilo giù, ti taglierai, fermati! Ti salverò! Eh? Cos'era quel rumore e quel tremolio? Dammelo, conosci le regole sull'uso dei coltelli. Voglio un po' di torta e mi serve il coltello. I coltelli sono troppo pericolosi. Invece ti faccio un coltello di carta. Aggiungo un'impugnatura sulla lama di carta e... Ecco qui, tesoro, è un coltello che puoi usare pure tu. Sì, un coltello solo per me. Adesso voglio un po' di torta. Mi taglio la fetta più grande che c'è. Adoro le torte. Lo so, e adesso torno al mio lavoro. Allora, dove ho messo quei pomodori? La torta migliore in assoluto, che buona! Ne voglio ancora. Altre due fette. Buonissima. Oh, mamma ha comprato i dolci. Amo le caramelle e il cioccolato. Finalmente ho svuotato la busta della spesa. Un attimo. Stai ancora mangiando quella torta? Hai mangiato tutta la torta e il cioccolato. Dove hai preso le caramelle? Devo essermi immaginata tutto. La mamma è strana. Non ci credo che l'abbia mangiata tutta. Era una torta intera, no. Ma lo voglio! No, ne hai già preso troppo! Sei cattiva, la mamma più cattiva! Oh, devo anche ripulire questo pasticcio. Non posso credere che sia riuscito a nascondere quel cioccolato. In effetti mi è venuta un'idea. Metto un po' di cioccolato nella ciotola. Lo sciolgo nel microonde, non troppo a lungo però. Ecco qui, sembra che sia pronto, non voglio cuocerlo troppo. Perfetto, si è fuso. Adesso lo verso in questo stampo. Oh, bello, quel cioccolato fuso ha un profumo così buono. Ed ecco fatto, tutto il cioccolato è nello stampo. Ed è anche solido, non è più sciolto. Significa che posso togliere il cioccolato dallo stampo. Adesso devo soltanto finire di tagliare i broccoli. Qualche altro taglio e avrò finito. Mamma, che fai? Ho fame! Voglio uno snack. Oh, ecco qui, puoi mangiarlo come spuntino. Ah, che cos'è, broccoli? Che schifo, no? Non mi stupisce, molti bambini odiano i broccoli, ma io ho questo nuovo tagliere perché avrei voglia di uno spuntino. Delizioso. Guarderò la TV, magari i miei video preferiti. Cos'è questo programma, mai visto? Wow, tatuaggi. Belli tatuaggi. Oh, Spider-Man è il mio preferito! È il migliore! Vorrei essere Spider-Man, sarei il migliore in assoluto! Ehi, che cos'è? Oh, altri tatuaggi! Voglio un tatuaggio, sono fighi, voglio essere figo anche io! Fiu, ho sbrigato tutte le commissioni! Ehi, fermo lì, dove credi di andare? Voglio fare un tatuaggio!
Aspetta, cosa? Te lo scordi? Bene. Che idea si è messo in testa il ragazzino birbante? Forse c'è un nuovo episodio della mia serie preferita. Ciao mamma. Ciao tesoro, che c'è? Oddio, che hai fatto? Ti sei disegnato tutte le braccia? Sono tatuaggi, non sono fighi. No, 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 dobbiamo ripulirli. Oh, il pennarello indelebile non si è asciugato, meno male. Mamma, erano i miei tatuaggi, li ho fatti io. I tatuaggi spariti, non è giusto. Mi spiace, tesoro, sei troppo giovane per i tatuaggi, ma forse posso aiutarti. Uso la punta del tappo per segnare i cerchi. Adesso utilizzo questa penna per delinearli. Si laveranno via in seguito quando necessario. E ora passiamo alla penna rossa per dare un po' di colore. In effetti sta venendo fuori un bel lavoro. Contorno il disegno rosso con altro nero per farlo spiccare. E adesso replicherò questo disegno con un'altra linea nera. Ok, va bene. Sai una cosa? Potremmo usare un po' di blu. Creeremo un nuovo motivo su questi lati. Tuttavia mi assicuro che le linee blu siano identiche. Riempio ancora un po' queste linee e magari ne aggiungo altre. Finito, che ne pensi? Wow, è un vero tatuaggio, che figo! Sì, sono il più figo, grazie mamma. Ah, non c'è di che, tesoro. Questo dovrebbe funzionare, devo solo mirare. Au, che diamine! Sì. Dovresti vedere la tua faccia in questo momento. E colpiamo di nuovo. No, 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 no! Guarda questa orribile scheggia nel mio dito. Va bene, calmati ora. Diamo un'occhiata più da vicino alla scheggia. Eh sì, è una scheggia nel dito. Fammi controllare i tuoi segni vitali. Userò uno stetoscopio, va bene? Quello che pensavo. Sì, so esattamente che dobbiamo fare. Funzionerà? Ne sono più che certa. Eccolo qui. Non ti avvicinare con quel coso! Ah, bene. Allora che ne pensi di un martello? Eh? Sì, hai ragione, va bene. Allora una pala. Che tipo di infermiera sei? È solo una piccola scheggia. Hai ragione. Qui ci deve essere qualcosa che posso usare. Oh, una siringa. Questo dovrebbe andare. Stai ferma adesso. No! Ed eccoci. L'aspirazione tirerà fuori quella brutta scheggia. E fatto. Sei a posto. Oh wow, la scheggia è sparita e non mi ha fatto neanche male. Esatto. Ho ancora una piccola ferita sul dito. Oh? Cosa? Siete pronte, signorine? È ora di vendicarci. Oh, cosa abbiamo qui? Forse sono portali per una terra fantastica. C'è solo un modo per scoprirlo. Ho ordinato il top in rosa chiaro, non pastello. Ci siamo, solo un po' ancora. Mi raccomando, Jared! Che stai facendo? Fermati! Ora ci divertiamo! Che ti è saltato in mente? Ti ho detto di non farlo! Non è giusto, c'è un mondo pieno di avventure lì dietro! No, non piangere, guarda che cosa ho per te, ti piacerà! Vediamo! Oh, c'è mancato poco! Questo cappuccio fa il caso mio! Sì, proprio la misura giusta, vale la pena tentare. Avrò bisogno di qualche altro flaconcino di yogurt. Li metto nella presa e piego il cappuccio. Questo terrà al sicuro le sue dita curiose. E forse finalmente posso rilassarmi. Sì, vorrei un top azzurro, non celeste. Posso esplorare il portale? Oh? Ma che succede? Che noia! Sapevo che avrebbe funzionato. Ora devo solo rendere il resto della casa a prova di Jared. E vissero per sempre felici e contenti. Ora di dormire. Ma non ho sonno. Sogni d'oro, cara. Se n'è andato? Non ho mica sonno ancora. Voglio giocare ancora un po'. Adoro questo slime. Guarda come si allunga, tutto gommoso. Vuoi provarlo anche tu, bambolina? Tieni, mangialo tutto. Ok, lo assaggio anch'io. È già mattina. Oh no, che è successo? Guarda i tuoi capelli! Sono coperti di slime, tutti appiccicosi e gommosi. Perché? Doveva succedere? No! Madison, che cosa c'è? Guarda la mia bambola! Oh, che disastro, è tutto appiccicoso così. Vediamo, è slime quello? Oh sì, insomma può essere. Da qui.
Sai che in questa casa non è ammesso? Vediamo che cosa si può fare per questi capelli. Non so se si possa fare qualcosa. Non si toglierà con l'acqua, ma ho un'idea. Diventerà calva. Metti giù il rasoio, papà, no! Vedrai, ci vorrà un attimo e secondo me le dona questo look. Sai, mi sto divertendo. Wow, la luce si riflette sulla sua testa. Ecco qui, ho finito. Visto che è bella? Di ciao alla tua nuova bambola. Sei pazzo, ma l'hai guardata! Ho fatto del mio meglio. Non so cos'altro vuoi che faccia. Aspetta, forse ho un'idea. Posso usare questo. Ma mi serve anche un ago. Lo infilo nella bambola. Fino all'altra parte, così. Poi tolgo l'ago. Faccio la stessa cosa con il laccio giallo. Lo metto accanto al primo laccio rosa e continuo così finché la bambola ha una chioma tutta nuova. Niente male, eh? Sembra che abbia i capelli color arcobaleno. Che ne pensi, Madison? Wow, papà! È fantastica, la adoro! Grazie, sei il miglior papà del mondo! Lo so, forse dovrei farmi anche io i capelli come la tua bambola. Preparo le tazzine sulla tavola. Ti diverti con l'ora del tè, bambina? Che tenera! Ora prendo la mia teiera, l'ho appena filtrato. So che ti piacerà un sacco. Ho anche qualche dolcetto. Niente paura, ce n'è per tutti. E ho un altro regalino, una deliziosa salsiccia. Oh, tutto qui, ma se siamo in tre... Abbiamo solo una salsiccia, però. Così non può andare. Forse posso dividerla in tre parti. Certo che puoi, campioncina. Fa vedere a quella salsiccia chi comanda. Non si taglia! Oh! Upsi, scusa, papà. Che stai combinando qui? È che siamo in tre, vedi? Oh, capisco, abbiamo un problema. Uno, due, tre, e c'è una sola salsiccia. Dobbiamo pensare a come rimediare. Forse ho la soluzione. Guarda questo piccolo gadget. Quel che ci serve. Sì, pronto, salve, vorrei ordinare. Guarda un po', Madison. Così riusciremo ad affettare la salsiccia. Facciamo un test. Lo apro e metto la salsiccia qui dentro. Queste lame metalliche taglieranno la salsiccia a pezzettini. Così. Wow, è stato facilissimo. Chissà quante se ne inventeranno. Wow, stai indietro. Non così in fretta, dolcezza. Metto tutto su un piatto per te ed ecco fatto. Grazie. Apri bene. Cosa farei senza di te? Già, che tecnologia oggigiorno, eh? Goditi il tuo tè, tesoruccio. Ecco qui, orsacchiotto. Bravo, il mio cagnolone, bravo. Oh, senti questa, c'è un gatto che terrorizza la città. Oh, guarda che scherzavo. Oh, ho capito, certo, Madison. Che c'è, papà? Devi portare a passeggio il cane. Ok, mi preparo subito. Eccomi, andiamo, bello. Aspetta, non scordarti il sacchetto per i suoi bisogni. Ah, che schifo, non lo voglio. Va bene, vengo anch'io. Facciamola finita. Tanti saluti al mio riposino. Bella giornata, vero, cani? Che c'è? Oh, certo, devi fare i tuoi bisognini. Ehi, quando scappa, scappa. Oh, ma che hai mangiato? Questo è per te, tesoruccio. Sei tu che hai voluto un cane. Ok, possibile che le cose schifose tocchino sempre a me? Non voglio toccarla, fa schifo. Mi spiace, non ci riesco. Ma non possiamo lasciarla lì. Ci sono, userò il tuo fermaglio. Con questo afferrerò la cacca. Guarda, impara. La metto nel sacchetto e poi così raccolgo la cacca, senza sporcarmi le mani. Ora basterà rovesciare il sacchetto e missione compiuta. E questo qui va nella spazzatura. Sì, col mio cervellone e i miei gran bei baffi. Ecco a te il tuo fermaglio. Ok, andiamo. Guarda che cosa ho qui, delle buonissime, freschissime verdure. E un bel pollo fritto. Me lo voglio proprio godere. Mmm, che profumino. Oh, che c'è? Dobbiamo parlare, tu hai il pollo e io questo? Ehi, non faccio io le regole, insomma, vedi, sono scritte lì. Vedi per caso del pollo fritto lì sopra? Oh, dai! Ci sono. Forse possiamo fare un gioco?
Ehi, aspetta, non vorrai mica dire... Ok, ci sto, accetto la sfida. Se vinco io ci scambiamo il cibo. Ci sto, affare fatto. Io la panna. Te ne pentirai amaramente. Sì, come no. Ok, siamo pronti. Ci siamo. Com'è eccitante. Ho una bella sensazione. Niente. Tutta fortuna. Tocca a me. So che non succederà niente. No! Sì, ho vinto io! Woohoo! Non è giusto. Dici sempre così. Passa adesso quel bel pollo fritto. Adesso sì che ci siamo. Già, avevi ragione, proprio un bel profumino. Aspetta, facciamo un altro gioco. No, grazie, sto a posto così. Valeva la pena tentare. Odio le verdure. No, no. Madison, sei di nuovo caduta dal letto. Oh, possibile che dorma ancora? Ecco qui. Per fortuna ho ideato la soluzione perfetta, così resterà al sicuro al suo posto. Niente più brutte cadute. Ma che? Ma come ci è riuscita? Succede così ogni notte. Ma forse so cosa fare. Metterò questi tubi di gomma tutti intorno al letto. Ho fatto dei ritagli per infilarli al loro posto. Quando Madison si sposterà, il tubo le sarà di protezione. Così non cadrà più. Per fortuna funziona. Ora devo fare piano. Guarda qua che cos'ho, un buonissimo vetto! Lo voglio! Non sarà così facile. L'ho messo sotto un bicchiere e li sposto così. Devi indovinare sotto quale bicchiere si trova l'ovetto. Pensi di potercela fare? Scegli. Non stavo facendo attenzione. Amici, che ne dite? Potete aiutarmi? Com'è dolce! E ci sono dei veri pezzi di biscotto. Preso! Pronta per la merenda? Oh, perbacco, non era il gelato la tua merenda? Una mela non esiste! Oh. Chi vuole mangiare i broccoli? Apri per bene! No! Oh, come sei schizzinosa! Ok, tesoro, chiudi gli occhi! Forza, fallo e basta! Vedi, chiusi, aperti e adesso mangia! Devi mangiare qualcosa di sano? Beh, non mangerò mai in modo sano! Perché fare il genitore è così difficile? Che cosa? Frutta da bere! Credo di avere un'idea! Oh sì, ci infilerò un bastoncino di legno! E poi la metterò nel congelatore! Adesso bisogna solo attendere! Credo che basti! Vediamo com'è venuta! Ecco, sembra gelato! Ma è molto più sano! Sono un genio o cosa? Ah sì! Che ne dici di un po' di gelato, tesoro? Ehi, fammi assaggiare! Beh, immagino che potrei fare un'eccezione. Ecco qui! Tieni! E io prenderò questo. Buono! Dovrei vincere il premio come migliore padre dell'anno. Ah, possibile che sia così sporco qui dentro? Sembra quasi come se non pulissi mai! Oh, manca solo qui. Adesso sì che è pulito. Ed è così che si fa. Oh, mi servirebbe tanto un bel massaggio, sono così stanca. Mamma, che cucini? Oh, ma qui non c'è niente. Io ho fame. Mi sono dimenticata di fare il pranzo. Aspetta un attimo, ok? Si torna a sgobbare. Non si finisce mai. Fermati, ci penso io. Oggi ci penso io al pranzo. Wow! Quanta roba buona! Non sbirciare! Oh, come vuoi! Voglio che il pranzo sia una sorpresa! Aspetta, ma questo è cioccolato! Ho appena avuto una grandissima idea! I miei due ingredienti preferiti! Evviva! Sì, ho il pane in cassetta e il cioccolato! Adesso sembra noioso, ma sarà buonissimo! Allineerò le barrette di cioccolato sopra al pane! E ora per una dolce prelibatezza! Adoro le fragole! Per finire ci va anche un'altra fetta di pane, vedi? Non sembrano deliziosi? E ho fatto tutto da solo! Gnam gnam! Adesso vanno riscaldati!
ci vediamo presto. Sembrano buoni. Il cioccolato si sarà sciolto? Ok, mamma. Tadan! Panini al cioccolato e ci sono persino le fragole. Non vedo l'ora di assaggiare, tesoro. Oh, ma quanto cioccolato! Ma è buonissimo! Lo so. Dovresti pensare sempre tu al pranzo. Ok, ma adesso possiamo andare fuori a giocare? Sì, batto io per primo! Il mio bicchiere preferito? Dai, giochiamo! Tesoro, ho cose più importanti da fare, vedi? Questo nastro sarà abbastanza potente? Forse questo? Che noia! Devo concentrarmi adesso, vedi? Dalla a me! Nero? Ma no! Il rosso è molto meglio! Interessante! Ecco, molto meglio, vedi? Io vado a giocare, ok? Immagino che riuscirò a fare questo da solo. Woohoo! Papà! Niente più bicchieri, ok? Voglio giocare! Niente più nastro! Madison, che cosa ti è preso? Vedo che sei molto turbata e sai che c'è? Metterò il nastro sulla moquette. Così, in questo modo, posso staccarlo facilmente quando avremo finito. Ecco qui! Papà, ma che cosa... È una campana! Non ci posso credere! Non ci ho mai giocato dentro casa! Voglio subito provare! Voglio provare! Sbrigati allora! Sì! Ha! Ancora un salto! E... Fatto! Tesoro, sei bravissima! E questi bicchieri? Addio! Ah. Quasi pronta per la scuola! Buona giornata, tesoro! Aspetta! Per poco non mi dimentico! È andata via! Ora posso cambiarmi! Niente più vestiti noiosi! Ah, molto meglio! Finalmente posso essere me stessa! Amo questo rossetto! Lexi? Ah, mamma, posso spiegare? Sentiamo... Ah, sono in ritardo! Aspetta, che ore sono? Fiu, è domenica. Posso passare la giornata a letto. Ah, che bella vita! Niente di più buono del caffè la mattina. E ora iniziamo con le pulizie. Amo questa canzone! Cos'è questo rumore? La 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 la, pulizie di domenica! Il momento migliore della settimana! Niente di meglio di una bella pulitina! Basta! Cosa? Ha funzionato! E ora un bel sonno riposante! Sono carica! Il giorno perfetto per un po' di fai da te! Ah, prendi questo! Un modo ottimo per liberarsi di tutto lo stress! Non sta funzionando! Devo pensare! Ah, ci sono! Ecco quello di cui ho bisogno! Niente può fermarmi! Sono un trapano! Oh, sì! Oh, dai! Deve proprio farlo! E ora? Uhuh! La stanza è pulitissima! Ecco, finito! Un altro ottimo lavoro! Fiu, che sudata! E ora un bel pisolino! Finalmente! E ora posso prepararmi! Shh, non devo farmi sentire! Non svegliarti! Piano... Fatto! Prendo le chiavi. Niente movimenti repentini. Ups! Per favore non ti svegliare! Dorme come un bebè. Ok, devo andare. Ciao!
Vai da qualche parte? Oh, mamma, era solo un sogno. Ma credo di aver dimenticato qualcosa. Ma mamma, studiare è noioso. È quasi l'ora dell'appuntamento. Non vedo l'ora. Oh, eccolo. Ciao tesoro. Ehi, questi sono per te. E lui chi è? Mamma! Fammi guardare meglio. Salve! Ha un pessimo gusto in quanto a vestiti. Mamma, mi stai mettendo in imbarazzo! Aspetta, questi fiori mi sembrano familiari! Hai rovinato il mio giardino! Vattene subito! Ok, è ancora un appuntamento, no? Andiamo! Ciao, mamma! Meglio stargli un po' dietro. Grazie per i fiori, sono bellissimi. Ma mai quanto te. Ma quella è tua madre? No, non è lei. Il travestimento sta funzionando. Non se ne accorgeranno mai. Che stanno facendo? Sei bellissima. Dici delle cose dolcissime. Aspetta, cos'è stato? Non lo so, ma fa male. Farò finta di potare questo albero. Guarda quante foglie, che vergogna! Aspetta, non ci credo! Amo passare il tempo con te. Non ti ci abituare troppo, ragazzino. Sono troppo vicini. Chi pulisce questo parco? Che peccato! Questo è il momento perfetto. No, non lo è! C'è qualcosa tra gli alberi. Che sta succedendo lì? Ci sono foglie ovunque! Riesco a vedere tutto! Oh! Mamma! Beh, niente male! Wow, guarda! Lexi, guarda un po'! Cos'è, una festa anni 80? Nah, non fa per me! E dai, sarà divertente! Dobbiamo prepararci! Ma che ti sei messa? Io sto bene, piuttosto tu che ti sei messa! Non è anni 80! È bello però! Dobbiamo rimediare, andiamo! Mi gira la testa! Come sto? Ora molto meglio! Mi sento strana! Sei bellissima! Se lo dici tu... Woohoo! Balliamo! Dobbiamo proprio? Guarda come mi muovo! Ma che fai? Oh sì! Almeno la mamma si sta divertendo! Vieni qui! Dai, divertiti un po'! Sai, non è così male! Esatto, Lexi! Com'è questa mossa, mamma? Mi sto divertendo tantissimo! Ballo da Dio! Avresti dovuto esserci, è stato pazzesco! Dobbiamo uscire più spesso! Sì, andiamo a pranzo fuori un giorno! Ho visto il vestito più bello del mondo, ma mamma non mi dà la sua carta di credito! Aspetta, ti richiamo! Cos'è stato? Che stanno facendo qui? Ho le visioni! Mamma! Non può essere vero! Non sarà facile! Ah, odio stirare! Ok, iniziamo! Sai, non è così difficile! Sta andando bene! Ok, uno è fatto! Sembra non finire più! Non posso lasciare pieghe, devo continuare! È quasi ipnotico! Come fa a piacergli alla mamma? È così noioso! Ci sono un sacco di vestiti! Quasi finito! Ok, direi che ci siamo! L'ultimo! Ah, pensavo di averli piegati! Cosa faccio ora? Non ho più tempo! Voglio i documenti entro stasera! Aspetta, cos'è successo qui? Ciao mamma, ho stirato! Diciamo...
Ah, devo fare tutto. Guarda che disastro. Una cosa che ti avevo chiesto di fare. Spostati. Lo faccio io. E devo ancora lavorare. Ah, ok, ok, ci sono. No, mandameli subito. Ok, ricevuti. Ok, finito. Ho bisogno di un caffè. Com'è possibile? Pazzesco, wow! Divertiamoci, unicorno. Non ho il paracadute. Che succede qui? Lexi, sei sveglia? Ah, non mi freghi. Conosco tutti i trucchetti. Non puoi ingannarmi. Psst, Lexi? Oh sì, così proverò che stai dormendo per finta. Aia! Questo è un lavoro per la mia torcia. Mamma, che stai facendo? Lo sapevo. Perché non dormi? È ora della nanna, ragazza. Vai a dormire, ora. È pazza. Mamma! Ti osservo, Lexi. Devo andare a vivere da sola. Accidenti, questa lezione è così noiosa. E devo andare in bagno. Chi sa la risposta? Un volontario? Perfetto! Cosa? No, io devo andare in bagno! Perché a me? Devo sbrigarmi! Ammiro il tuo entusiasmo! Non so cosa fare! Oh, scriverò cose a caso! Mi scappa troppo! Va bene! Bravissima, Betty! Ma cosa? Togliti, devo passare! Ehi! Scusa! Betty, ti stavo cercando! Beh, dovrei cercare un altro po', dico sul serio! Sei bella come una rosa! Non sai fare di meglio! Aspetta, ho scritto degli appunti! Ma certo che sì! La mia mamma mi ha aiutato! Io devo andare! Dammi un secondo, tu sei bella! Devo andare! Ma ci sono ancora 5 pagine! Tu sei bella! Mi piace, addio! Accidenti, gli piaccio! Adoro fare le pulizie! Diamoci dentro! Ma ce l'hanno tutti con me! Smettila di puntarmi qualcosa in faccia! Certo che però è brava a ballare! Oh sì, muoviti e pulisci! Ok, devo rifletterci. Devo solo calcolare il ritmo. Vai, vai, vai! Oh, ho calcolato male! Oh sì! Avrò gli incubi per mesi! Finalmente vedo la luce alla fine del tunnel! Sul serio? Non può essere! Adesso come faccio? Non posso! O posso? Devo provarci! Che schifo! Mi serve questo sacchetto! Lo metterò dentro al water! E ora posso liberarmi di questo peso! Ah, che sollievo! Oh, sì! Mi sento molto meglio! Aspetta! Ti stavo aspettando! Beh, inquietante, direi. Che bella doccia! Mi sento così rinfrescata! Ups, meno male che sono a casa mia! Altrimenti sai che figura! Salve! Non lo dirò a nessuno! Ah! Addio! Mi devo preparare! Oh no, non di nuovo! Fiu, non c'è! Nessuno mi ha vista! Oh! Invece sì! Salve, Tina! Salve! Ah! Dunque, continuiamo? Stiamo registrando, vero? Ah! Devo inventarmi qualcosa! Inizierò rotolando il bordo dell'asciugamano. Ora mi serve un ago e del filo. Cucirò l'orlo lungo tutto il bordo e continuerò fino ad arrivare all'altra estremità.
Ora mi serve un elastico e una spilla da balia. Farò passare l'elastico attraverso l'orlo, fino ad arrivare all'altra estremità. Poi mi serve di nuovo l'ago e filo. Cucirò l'elastico all'asciugamano, non voglio che si stacchi. Poi taglierò via il filo in eccesso. Adesso devo tagliare l'elastico in eccesso, proprio così. Ora mi serve la colla. Metterò una piccola quantità alla fine dell'asciugamano. Poi ci attaccherò un pezzo di velcro. Vediamo. Bene, non cade! E posso persino saltellare? Ora va molto meglio. Adoro la crema spalmabile al cioccolato, è il top! Eh? Oh, ne vuoi anche tu? Eccoti qua! Tina, che fai? Oh, ciao mamma! È ora di andare a letto! Ma non sono stanca! Non si discute! Forza, vatti a ripulire! Ma cos'è questo coso? Ops, mi sarei dovuta fare gli affari miei! Fammi vedere cosa fa Tina! Diamoci da fare! Non credo di essere così sporca! Quanta cioccolata! Tina? Forza, devi ripulirti! Iniziamo dai denti! Ok, che ci vuole? Non dovrebbe essere tanto difficile! Ancora un po'! Guarda che basta! Assomiglia a gelato alla menta! Beh, almeno si sta lavando i denti! Aspetta! Tina, smettila! Che figo, quanto ne esce! Ci potrei giocare per ore! Più, prendi! Più, più! Adoro il dentifricio! Basta, smettila! Perché fai quella faccia? Metti giù il dentifricio! No! Tina! Devo schivarlo! Non ci riuscirai! Dovrei fare di meglio! Oh! Mi hai presa! Beh, non l'ho fatto apposta! Oh, adesso mi laverò i denti! Ora va meglio! Ho un'idea! Forse questo gadget potrà aiutare! Ma cos'è? Lo metterò proprio qui! Poi ci metterò sopra il dentifricio! E guarda! Sono così confusa! Si mette lo spazzolino dentro al gadget! E viene erogata la quantità giusta! Vedi? Facile, no? Wow! Sembra una cosa futuristica! Voglio provarlo! Ecco! Ha funzionato! Ben fatto! Guarda, mamma! Mi sto lavando i denti! Brava, mia cara! Oh, io odio il traffico! Forza, muoviti! Che strazio! Andate! Dovete muovervi! Che caldo! Meno male che ho l'acqua! Ne ho proprio bisogno! Ora però le macchine si devono muovere! Come se stessi qui da ore! Che noia! E ho pure finito l'acqua! Muoviti! Ma dove hai preso la patente? Sono tutti idioti! Aspetta! Forse non avrei dovuto bere! Le cose si mettono male! Muovetevi! Perché a me? Aspetta! Forse posso usare questa bottiglia! Mi servono un paio di slip e una bottiglia piccola di plastica. Devo solo tagliare la parte superiore, proprio così. Ora devo fare un foro nel tappo. Così dovrebbe andare bene. Ora inserirò un tubo di plastica nel foro sul tappo. Poi farò un buco negli slip. Farò passare il tubo attraverso il buco. Voglio che il tappo della bottiglia sia all'interno degli slip. Poi lo farò passare attraverso l'altro buco. Non voglio farmela sotto in auto. Ah, molto bene. Ma perché non ci ho pensato prima? Non uscirò più di casa senza. E nessuno sospetterà di nulla. Vuoi dell'altro caffè, Tina? Sì, certo, fa così freddo. Questo dovrebbe scaldarti. Brr, io non vedo l'ora di bere il mio. Mi serve un po' di calore. Buonissimo. Già. Quando è che uno si dovrebbe fermare? Continua a versare! Sì, sì, è così caldo! Potrei berlo per tutto il giorno! Meno male che abbiamo tutte queste tazze! Di certo non sarò io quella che le pulirà! Mi sento già molto meglio! Ma mi scappa la pipì! Torno subito! Vai pure!
Forse ho un po' esagerato col caffè. Forza! Che diavolo? Cosa le è successo? Betty, stai bene? Che succede? Il coprivater è congelato! Ci penso io. Devi scaldarlo, ovviamente. E tu lo fai così. Magari se provassimo questo? Ok, ci metteremo molto meno. Ti credi di essere furba? Eh già. Beh, io ho questa. Non solo è calda, ma anche soffice. Adesso chi è furba, eh? Tina, che c'è? C'è solo un problema. Ma perché mi ci spreco? Beh, almeno ci ho provato. E adesso? Aspetta, credo di avere un'idea. Fermati! Ma come diavolo hai fatto? Eh? Mi servono! E per una buona causa. Metterò i leggings sopra il coprivater. Poi taglierò un buco al centro. Che ne pensi? Proviamolo! Vai pure. So che siamo amiche e tutto, ma questo è troppo. Non sento freddo. Che bella idea. Cosa stavamo facendo? Oh sì, bevevamo il caffè. Com'è buono. A noi. Adesso io devo andare in bagno. Non resisto. Puoi ringraziarmi dopo. Oh, sono così stanca, ma quando la natura chiama. Perché non si accendono le luci? Ti pareva. Immagino che farò pipì al buio. Raccoglierò tutto domani mattina. Ancora un po'. Aia, che male! Aia, la mia testa! Che strazio! So che qui da qualche parte c'è il water. Aspetta, ho trovato! No, che schifo! Sono così stanca. Forse la notte dovrei mettermi il pannolino. Niente luci. Fa niente, ce la faccio. Grazie a questo non avrò più problemi. Lo metterò sotto al coprivater. Poi basta accenderlo. Questo gadget brilla fortissimo. E si può persino cambiare il colore, figo, eh? È proprio quello che mi serve per andare al bagno in piena notte. Ah! Sono pronta, cominciamo. Ecco che arriva. Adesso colpisci. Pau! Papà, l'ho presa. Ben fatto, bambina mia. Ora lavoriamo sul rovescio. Wow! Scusa, tesoro, l'hai mandata veramente lontano. Oh, ma dai! Sul serio? Wow, la tecnologia oggigiorno. Un picnic in famiglia. Che cosa ci può essere di meglio? Che ne dici di disegnare mentre io preparo tutto? Buone! Che bello, papà! Mi sto divertendo tantissimo! Au! Qualcosa mi appunto! Prendi questo! Ah, che prurito, stupida zanzara! Oh, oh! Ce ne sono una marea! Sarà meglio scappare! Che buono questo cetriolo e che bella giornata! Dell'ottimo cibo, bel tempo, sto insieme alla mia bambina! Papà, scappa finché puoi! Ah, se ne sono andate, finalmente! No, non può essere! Una zanzara vuole attaccare papà! Devo fare qualcosa adesso! Come sono fortunato! Oh! C'era una zanzara, era enorme! Ed io sono un eroe! Una zanzara? Beh, grazie! Aspetta, so cosa fare! Possiamo usare questa, me n'ero dimenticato! Questa risolverà tutti i nostri problemi! Una zanzariera autoportante! È fighissima! Mettiamoci dentro! Wow, è spaziosissima! E la parte migliore è che le zanzare non possono entrare! Hai detto bene, tesoro! Aspetta, io sono ancora fuori! Oh oh! Ah, Betty! Ah, finalmente siamo nella nostra nuova casa! Ottimo lavoro, tesoro! Dobbiamo togliere di mezzo questi giornali! Ok, credo che possiamo dipingere! Mi piace questo colore! Sembra divertente, voglio provare anch'io! Chi lo sa, potrei anche essere un artista di talento. Farò il sole. Wow, bravissima tesoro. Devo appendere questo. Pianterò un chiodo alla parete. Non devo colpirmi le dita. Ottima idea, papà. Quindi dobbiamo solo fare un buco nella parete, facilissimo. Oh oh, papà. Ho fame.
Devo mangiare qualcosa, non posso lavorare a stomaco vuoto. Papà, senti come mi brontola la pancia, vedi? Devo mangiare! Ok, certo tesoro, tu siediti qui. Credo che ce lo siamo proprio meritato, abbiamo lavorato sodo. Sembra buonissimo. Sì! Oh, proviamo di nuovo. Ok, ancora una volta. Papà, non ci riesco! Betty, adesso che c'è? Forse posso trovare qualcosa che possa aiutarti, ma cosa? Aspetta, credo di sapere cosa usare. Sì, penso che possa funzionare, proviamo. Non so nemmeno io come abbia fatto, ma non mi lamento mica. Che fai? Puoi usarlo come vassoio. Wow, è fantastico! Adesso posso mangiare. Che buono, grazie papà. E di che? Aspetta, che rumoraccio! Prendi il piatto, quel coprivatter mi serve! Oh, devi fare la cacca? Brava figliola! Non vuole uscire! Ah, meglio! Devo pulirmi! Non voglio che succeda come l'ultima volta! Così dovrebbe andare! Ciao papà! Sembra così felice! Oh, cos'è questa puzza? Mi sta venendo da vomitare! È terribile! Adesso vomito! Betty non ha di nuovo scaricato! Devo insegnarle a farlo! Che bello questo libro, non riesco a smettere! Ciao papà, ero in giardino con il mio polpo! Spero che ti sia divertita! Aspetta, ma quella è la carta igienica? Lo è! I bambini di oggi, che ci puoi fare? Aspetta, quella puzza, la risento! Come fa ad essere così piccola e puzzare così tanto? È impressionante, vero? Devo finire il mio disegno! Quegli adesivi mi hanno fatto venire un'idea. Devo fare degli acquisti. Vediamo, è quello che mi serve. Ah, e tu come ci sei arrivato qui? Questa sì che è una consegna espressa. Ed ecco la soluzione. La attaccherò dentro al water e poi, quando scaricherà, apparirà un'immagine. Che bella magia, wow! Wow! Posso provare, papà? Fa pure. Forza! Ah, fatto! Ora scarico! Wow, ce l'ho fatta! E vedo l'immagine, wow! Se solo ci avessi pensato prima! Oh beh, io vado! Ciao tesoro! Tu fai pure, aria fresca! Ragazzi, molta attenzione! Sarà nel test! Ha detto test? Appuntatevi tutto e ditemi se vado troppo di fretta! Questa è difficile, io ci ho messo un po'! Allora, chi vuole dare la risposta? Che fate? Scommetto che non puoi fare così! Ma la matematica è divertente, Betty! Rispondi tu! Io? Ma non è giusto! Vieni qui! Dovresti sapere questa risposta! Non ne sono così sicura, non sono brava quando sono messa alle strette! È facile, ecco la risposta! Fidati, sono un genio! Ok, grazie! Come farei senza i miei amici? Un coniglio? Cosa? Ti credo che mi sono venuti i capelli bianchi. Devi studiare, signorina! Ma ci ho provato almeno! E poi ha detto che mi sbagliavo! Tutta colpa di Jared, è stato lui a darmi la risposta! E poi ho pianto e mi sono vergognata! Tranquilla, tesoro, la matematica è difficile. Anch'io l'odiavo. Ma questo sacchetto di fagioli potrebbe tornare utile. Credo che sia un segno. E so cosa farci. Intanto svuoto il sacchetto. Inizio facendo un cerchio. Poi aggiungo dei numeri dentro ogni fiore e aggiungo i petali. Disegnerò altri fiori e aggiungo altri numeri. Ora mi serve il gel per capelli, lo verso nel sacchetto e prendo i fagioli. Li dipingo di rosso e li metto da parte finché la pittura non si asciuga. Poi aggiungo della pittura nera, voglio che assomiglino a delle coccinelle. Farò lo stesso con tutti i fagioli. Li metto dentro al sacchetto. Il gel fa sì che scivolino più velocemente. E li tengo in posizioni casuali. Tieni tesoro, questo ti aiuterà. Wow, che figo! È ciò che mi serviva, papà! Ok, credo di essere pronta. Proviamo di nuovo! Lo so io! Devo spostare una coccinella sul numero del fiore, poi sposterò questa sul prossimo. Le serve un'amica! La risposta è 2. Professore? Betty, veramente vieni pure! Buona fortuna! Non mi serve, ho le coccinelle! Wow, bravissima! Continua così!
Ah, grazie. Fiu!